Buonasera a tutti, prego segretario, faccia l'appello. Di Biasi Franco, assente, ha mandato una, ha chiesto di essere giustificato. Sì, sì, anche a me ha chiamato giustificato. Di Filippo Giuseppe, assente. Crispino Francesco. Filippo dovrebbe venire più tardi, ha avuto l'imprevisto, ci auguriamo che venga, che ci sono forse un problema di salute, però sappiamo più tardi. Vabbè, giustificato. Crispino Francesco, Russo Gennaro. Marciano Pietro Paolo, Cammarota Giuseppe, Cammarota, assente, La Porta Massimo, Verrone Gianluigi, Di Nardo Eleodoro, Framondino Luigi, Comite Nicola, Botticchio Giuseppina, Coppola Salvatore, Coppola, assente, sì. Bene. Abate Agostino, Pesca Mario, Adamo Coppola, presente, l'assessore Lambasona ha detto che sta arrivando, presenti assessori Benevento, Mutali Passi e Santo Susso. Bene, prima di passare all'ordine del giorno voglio chiedere all'intero consiglio di prendere un minuto di raccoglimento per l'amico Germano Rizzo, per la signora Ida, le famiglie Rizzo e Cerbo Boccuto e al vile attentato che c'è stato ieri al nostro ambasciatore nella Repubblica del Congo e la perdita della militare carabiniere che era di scorta. Un minuto di raccoglimento, grazie. Grazie. Primo punto. Presidente, chiedo scusa, posso interromperla? Mi può concedere un minuto per un fatto personale? Prego. La ringrazio. Presidente, questo minuto che le ho chiesto per un fatto personale ritengo che sia utile sia per la maggioranza sia per la minoranza, perché tenta di fermare delle voci sciacalle che sono in giro e che sicuramente fanno danno all'uno e all'altro. È in giro una voce sciacalla che io non sarei venuto al Consiglio Comunale del 31 dicembre 2020 per non contrastare con voi della maggioranza una delibera sull'assestamento generale di bilancio, in quanto ci sarebbe in atto un connubio politico alla Cavour praticamente fra Abate e La Porta, un connubio politico colorito anche dal fatto che a seguito delle dimissioni di una mia parente, la consigliera Maristella Bonora, mia nipote, figlia di mia cugina, io avrei acconsentito quindi praticamente ad essere leggero con voi dalla maggioranza per vivere questo connubio politico. Anche perché alla stessa sarebbe stato promesso da parte vostra un aiuto e quindi io sarei complice nell'aiutare Maristella Bonora. Questa voce sciacalla in giro va contrastata immediatamente. Prima, per quanto riguarda un attimo l'aspetto della seduta consiliare, lei sa benissimo, Presidente, in quanto ha avuto modo di leggere insieme al segretario comunale, quanto contrasto io ho apportato alla delibera del 31-12-2020 e lo sa la Prefettura, lo sa la Procura della Corte dei Conti, lo sa la Corte dei Conti, lo sa il Collegio dei Revisori. Mi sono opposto fermamente, tant'è che una di queste interrogazioni risale proprio a quella. Ma ho contestato quella seduta consiliare che l'ho ritenuta pessima
praticamente sotto tutti i punti di vista, tutti gli organi competenti. Quindi ho incartato, a mio modo di vedere, un'opposizione che non intendo condividere mai con chi praticamente non sa nemmeno quello che dice. Quindi la documentazione di quell'opposizione è tutta negli atti del Comune, negli atti. Per quanto riguarda invece praticamente la mia parente Maristella, allora il mondo intero sa la mia storia, il mondo intero sa che io non ho mai barattato la mia dignità personale né per la politica e né praticamente per aiutare un parente. Se poi faranno le indagini e troveranno in quale modo, in quale occasione io ho aiutato in questi anni di politica un mio parente, fosse anche con un connubio così schifoso e così sciacallo, me lo venissero a dire in piazza, perché sono pubblico, ho un pubblico confronto in piazza con chi vuole, quando vuole e come vuole. Questo che ho detto l'ho incartato e lo sottoscrivo e lo consegnerò al segretario comunale, perché deve rimanere. Non ho capito, parla qualcuno? Ha parlato qualcuno? Ah, è la mia voce stessa che chiedo scusa. Credevo che avessero detto quello. Vabbè. È chiaro, Presidente, quindi la ringrazio per il minuto di tempo che mi ha dato e poi consegnerò al segretario questa mia. Sicuramente la ringrazio io, perché a me non risultano queste voci, però voglio subito chiarire che il consigliere dimissionario Buonora Maristella fa parte del mio gruppo e mi corre d'obbligo chiarire, lo facevo nella surroga del consigliere subentrante, però non ci sono problemi, lo faccio adesso. Come lei è ben noto a lei, ma credo a tutti noi, Maristella Buonora ha avuto finalmente, dopo una perdita di un bambino di una precedente gravidanza, una bellissima bambina. Screditare e dare questa gioia a questa persona in questa modalità, io la rimetto soltanto all'intelligenza delle persone. Pertanto io dirò dopo, e lo dico adesso, io riaspetto Maristella candidata di nuovo nella lista di Agropole Oltre, così risolveremo subito il problema di quelle promesse che sono menzogne. Grazie. Primo punto all'ordine del giorno, Presidente. Sindaco, prego. No, volevo, credo, a nome di tutto il Consiglio Comunale mio, diciamo, esprimere la mia più sincera solidarietà al consigliere Abate, che credo che, insomma, essere io e chi parla è soggetto spesso a calunnie, quindi esprimo veramente tutta la mia solidarietà all'ingegnere Abate. La nostra battaglia politica continuerà, mi auguro, per tanto tempo, come il rispetto e l'amicizia rimane naturalmente nella vita. Questo è l'atteggiamento che deve distinguere questo Consiglio Comunale. Mi auguro, insomma, che qualora dovesse capitare, come credo certamente, da quest'altra parte ci sia la stessa solidarietà, la stessa vicinanza. Grazie, Sindaco. Primo punto all'ordine del giorno. Interrogazione di interpellanza del consigliere Agostino Abate al Sindaco su nota protocollo 34.496/2020 del 31/12/2020. Prego, consigliere. Sì, Presidente. Allora, questa nota richiamata nella mia interrogazione è la famosa nota che il 31 dicembre 2020, dopo che avvenne la sospensione della seduta consiliare, questo per spiegarlo un po' a chi ascolta, la seduta consiliare venne sospesa in fase di assestamento generale di bilancio per circa 2 ore, venne ripresa praticamente circa 2 ore dopo. Alla ripresa dei lavori il Presidente del Consiglio Comunale dichiarò: mi è arrivata adesso la nota 34.496 a firma del sindaco e del responsabile del procedimento finanziario, se non sbaglio, e questa nota quindi praticamente diede luogo a delle dichiarazioni da parte del sindaco e a delle votazioni da parte di questo Consiglio Comunale. Quindi io chiedo spiegazione sia al Presidente del Consiglio Comunale sia al Sindaco in forma scritta. Perché richiedo in forma scritta? Perché, così come è mia abitudine, questa volta intendo incartare, così come fortunatamente ho incartato tutto ciò che avevo fatto sulla delibera del 31/12/2020, intendo incartare anche in questo caso la risposta che mi daranno le due autorità testé richiamate nell'interrogazione. Poi, dopo che si saranno spiegate e mi diranno qual è la motivazione di quella nota, aggiungerò io qualche mia considerazione, perché penso di averne titolo, secondo il fatto che non consumo i 5 minuti adesso. Grazie. Grazie a lei. Prendo prima io la parola e poi la do al sindaco, che siamo
i due soggetti interessati. Allora, come si può leggere dalla delibera numero 94 del 31/12/2020, il sindaco mi richiede la sospensione della seduta. Io rimetto al consiglio comunale la decisione, il consigliere Abate, e la decisione è stata quella di sospendere la seduta. Alla ripresa della seduta mi sono avvalso dell'articolo 53 del regolamento del funzionamento del consiglio comunale. È facoltà del presidente del consiglio comunale prendere e portare a conoscenza del consiglio comunale comunicazioni che sono pervenute, al di là se sono oggetto di proposte di consiglio. Tanto era dovuto, do la parola al sindaco per le motivazioni della richiesta che mi ha chiesto per la sospensione, che credo che era stata sicuramente condivisa con tutti i gruppi consiliari. Prego, sindaco. Io chiedo al consigliere Abate, perché quando ho letto l'interrogazione con tutta onestà non capivo il senso finale, perché lui mi pare scriveva nell'interrogazione quale collegamento c'è tra la sospensione e la nota. Quindi mi pare. Chiedo scusa, questo sindaco, è vero, questa è la domanda che io ho fatto per ricevere una risposta scritta. Poi ho detto in subordine, faccio anche la domanda e risposta orale, che è di questo tenore: qual è il significato della nota trasmessa durante la seduta consiliare del 31/12/2020? Quindi presuppongo che mi risponderete per iscritto, perché è un mio diritto che voi mi rispondete per iscritto. Quindi adesso dovremmo discutere qual è il significato della nota. Cioè quello che c'era nella nota, non il significato, quello che c'era scritto nella nota sostanzialmente. Tranquillamente. La nota portava a conoscenza del Consiglio Comunale che... Prego, nella sindaco, se la vuoi ce ne ho copia. Sì. Ecco qua. Allora, la nota chiarimenti su precedenti note relative a debiti fuori bilancio da riconoscere. In effetti portavamo a conoscenza al Consiglio Comunale, insieme al responsabile del contenzioso, la dottoressa Finiello, il fatto che nella mattinata si erano chiuse una serie di transazioni che una volta chiuse il 31/12 avrebbero consentito la possibilità di poter votare l'assestamento di equilibrio in totale tranquillità, perché là c'era stata una questione che poneva a noi revisione dei conti, i quali ritenevano ci fossero alcune partite debitorie irrisolte, e questo avrebbe in qualche modo spinto loro a non dare il parere. Con l'arrivo della nota, della comunicazione al photo finish della invece completamento dell'iter, e quindi con la rateizzazione, quindi con l'accoglimento da parte dei creditori della sistemazione dei debiti, potevamo tranquillamente, il Consiglio poteva votare tranquillamente il assestamento di equilibrio, atteso che tutte le cifre che erano state, che erano rimaste per qualche motivo ancora, diciamo, non assegnate ai capitoli di bilancio, poi ci sarebbe stata la copertura finanziaria. Quindi dopo l'arrivo della nota il Consiglio ha potuto votare con più tranquillità quello che era l'assestamento di bilancio. Questo è il senso della nota. Quindi l'arrivo, diciamo, in Consiglio ha consentito proprio ad avere maggiore chiarezza sugli atti che erano affluiti in Consiglio Comunale. Prego, Presidente, se questa è la spiegazione, non poteva non essere questa, perché il contenuto della lettera lo so leggere anche io. Non per offendere il sindaco, per l'amor di Dio, cioè nel senso che il sindaco ha letto la nota e ha dato la spiegazione, ma quel contenuto l'avrei saputo leggere pure io. L'accusa che rivolgo a lei, Presidente del Consiglio, peggiora ancora di più. Difatti le dico, Presidente, ma lei si rese conto che il sindaco in quel momento disse con questa nota: signori, io sono andato sopra, per due ore ho fatto accordi transattivi, mi sono riunito con la Giunta, ho deliberato con la Giunta questi accordi transattivi, oggi scendo giù dopo due ore e porto quindi come quid novi a tutto questo consesso
il fatto che io ho fatto 7 o 8 delibere di giunta e queste delibere di giunta rassicurano questo consesso e rassicurano il collegio dei revisori che era là seduto per approvare l'assestamento di generale di bilancio. Presidente, è gravissimo, è un oltraggio alle regole del consesso, perché il consesso doveva prendere atto di queste delibere. Assente io, ecco dove voglio andare. Io assente o qualche altro presente doveva prendere atto, studiare i documenti e poi potersi esprimere. Non mi interessa se quelli della maggioranza, e dico quelli della maggioranza senza offendere nessuno, cioè i consiglieri di maggioranza, per quelli intendo, votano ad occhi chiusi. A me non interessa, io non avrei mai potuto votare ad occhi chiusi, Presidente. Quindi perciò le dico, Presidente, è avvenuto un fatto gravissimo, cerchiamo di rivedere quella delibera se lei intende poterla rivedere, altrimenti io andrò avanti con quelle che sono state le cose. Chiaro che lei gliene frega poco, Presidente, me lo consente, perché tanto sa che magistratura, prefettura e tutti non si muoveranno mai un dito, ma mi frega tanto. Allora, io non riesco a capirla, questo ruolo l'ha svolto anche lei, proprio per questo possiamo capirci. Mi deve replicare qual è la mia omissione, ok? Poi lo farà alle autorità competenti sicuramente. Io ho applicato il regolamento. Se in questo momento della discussione mi arriva un documento che mi fornisce la segreteria, io ho l'obbligo di portare a conoscenza al Consiglio Comunale, al di là se siamo sul discorso della proposta che è in esame. Presidente, okay? Presidente, ma questa non era una comunicazione avulsa da quel contesto in cui si stava esaminando. Avevamo l'argomento all'ordine del giorno, assestamento generale di bilancio. Lei è venuto a conoscenza di argomenti nuovi posti nel fascicolo dell'assestamento generale di bilancio. Avrebbe dovuto stoppare la seduta consigliare e rinviarla in altra data per aggiornamento. Questa è l'accusa che le faccio. Ma io non la riesco proprio a capire. Vabbè. La proposta che poi ha dato questo deliberato, mi deve dire, io che cosa ho messo a votazione, consigliere? Ha messo a votazione l'argomento all'ordine del giorno che era stato arricchito da documentazione ulteriore. Certo, conoscenza che io dovevo avere anche io per prima che ero assente. Ma se stava qua la vera... No, Presidente, lei non può dire se stava qua. Lei ha argomenti nuovi. No, Presidente, lei ha argomenti nuovi, non ne deve immettere. Consigliere. Nuovi documentazioni, non ne deve ammettere. Lei ha la capacità di dire sempre l'esatto contrario. Vabbè. Mi deve dire perché io non dovevo portare a conoscenza l'intero Consiglio Comunale. Gliel'ho detto e onestamente mi mortifico a ripeterglielo. Gliel'ho detto. Purtroppo prendo atto soltanto che lei continua pretestosamente ad avanzare delle richieste dove può pensare che io devo chiedere la revoca della delibera del 31 di... Presidente, mi perdoni, con tutta la correttezza del mondo, io ho detto che dovevo dire. Lei giustamente pensa, si consulti con il segretario e dica quello che vuole, io ho detto quello che dovevo dire. Sicuramente. Non offendo nessuno, Presidente, io sto cercando giustamente di portare il mio ragionamento a conoscenza degli altri. Lo dobbiamo portare, perché così facciamo giurisprudenza anche nel merito. Prego, consigliere Marciano. Allora, l'articolo lo conosce bene il consigliere Abate. Lo faccia sentire all'ingegnere Marciano, Presidente. Grazie. Prego, ingegnere. Figurati. Articolo 53. Concluse le formalità preliminari, come dall'articolo 43 del presente regolamento, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse, anche se non iscritte all'ordine del giorno. Perfettissimo, va bene? Perfetto. Vabbè, per chi dovrà valutare lo facciamo valutare loro. Grazie. Prego, Sindaco. Allora, atteso che la lettura dell'articolo ci ha chiarito il fatto che possono essere portate chiarimenti o documenti che in qualche modo arricchiscono la discussione, poi c'è l'altro aspetto, quello di dire ma è molto complicato
o è poco complicato quello che è stato portato all'attenzione dei consiglieri? Perché c'era una cosa, credo, complicata da capire, dove ci sta uno studio molto ampio e sarebbero state necessarie delle riflessioni in più, forse poteva anche in qualche modo essere valutata diversamente la delibera, ma atteso che si trattava di una comunicazione in cui in maniera molto semplice si diceva c'è un debito di 10.000-15.000, viene ripartito in tre rate, in due rate o così come è stato spiegato, non credo ci sia la necessità di una particolare importante riflessione che avrebbe dovuto spingere il Presidente a sospendere eventualmente o a rimandare l'argomento. Si è aggiunta, diciamo, una notizia, questa notizia di assolutamente banale, semplice, facile comprensione, in particolare per chi consiglieri comunali, insomma, che affrontano quotidianamente questo tipo di ragionamenti, quindi mi sembra che non è stato messo nessun diritto, né quello del consigliere comunale che ha avuto la possibilità di capire tranquillamente di cosa si trattava, né peraltro altri che in qualche modo sono stati adeguatamente soddisfatti e chiariti quindi tutti gli argomenti. Questo per dire, insomma, che se si vuole sempre, come dire, gettare un'immagine negativa, chissà che cosa si fa in questo consiglio, chissà quale particolare assurdo ci sia in questa nota, l'abbiamo chiarito, si tratta di un debito rateizzato su più anni, atteso che su più anni c'era la copertura finanziaria, quindi niente di assolutamente complesso. Ecco perché ribadisco che quello che si è fatto in maniera tranquilla, serena, si poteva fare e non portava particolari conseguenze. Grazie, prego. Mi perdoni, siccome spetta a me chiudere l'interrogazione, come a lei ben noto, allora io aggiungo, evidentemente qua vogliamo pigliare praticamente i cittadini in giro, o perlomeno si tende di pigliare per fesso il sottoscritto interrogante. Innanzitutto l'articolo che ha letto lei si riferisce praticamente a notizie che lei può dare indipendentemente da quelle sull'argomento. Seconda cosa, Presidente, una volta per sempre, il sindaco ha fatto 8 delibere di giunta nelle 2 ore e con quelle 8 delibere di giunta si è presentato in consiglio comunale dopo 2 ore e ha detto ho fatto le 8 delibere di giunta per chiudere i debiti, quindi di conseguenza voi potete disattendere il parere del collegio dei revisori perché vi ho tranquillizzato. Presidente, non è una comunicazione, sono 8 delibere di giunta che entrano in valutazione in quell'argomento. Io glielo giuro sui miei figli, una cosa così grave non l'avrei mai immaginata, sospendere una seduta di consiglio comunale, salire sopra, fare 8 delibere di giunta, scendere sotto e dire con questo argomento potete andare tranquilli perché ha già fatto 8 delibere, questo è scritto sulla nota. Finiamola qua, Presidente, finiamola qua, continuiamo con le carte, io a chi devo e lei a chi deve, ma finiamola. Non prendiamo per culo quando diamo le risposte. Consigliere, finiamola qua, lei ha facoltà. No. Guardi, sono a disposizione. Noi possiamo continuare come vuole lei. Come vuole lei, Presidente. Se lei mi deve controbattere, mi continua a controbattere. Io non devo controbattere, le sto ribadendo che presso le autorità competenti si rivolga. Certo, l'ho fatto già, lo continuerò a fare, continuerò ad arricchirlo, è naturale. Grazie. Secondo punto all'ordine del giorno, interrogazione e interpellanza del consigliere Agostino Abate al sindaco sulla gestione del teatro comunale. Prego, consigliere Abate. Allora, prego solo la domanda. Leggo solo la domanda che ho fatto al sindaco e poi mi riservo di rispondere dopo la sua risposta. Questa domanda veramente, questa domanda, se non sbaglio, Presidente, era rivolta sia a lei sia al sindaco, pure questo. Anzi no, correggo, questa domanda è rivolta solo a lei. Difatti sì, guardi l'intestazione, è solo a lei, non è al sindaco questa domanda. Perché è una competenza sua, non peraltro. L'ho mandata per conoscenza al segretario, al protocollo, ma non al sindaco nemmeno. La domanda è questa: decidere sulla tipologia di gestione del teatro comunale
è competenza del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale? Questa è la risposta scritta che attendo che lei me la spedisca. Ma le rispondo tranquillamente. No, aspetti, poi la domanda di adesso invece è quella sotto, comunque la vuoi leggere? Beh, no, mi fa piacere perché poi... La prima è questa qua, se è competenza del Consiglio o della Giunta mi deve rispondere. La seconda invece domanda è che è quella orale. Sì. Perché le premesse trascritte nella delibera di Giunta Comunale numero 12 del 12 gennaio 2021 non dovrebbero essere oggetto di valutazione da parte di questo Consiglio Comunale? Condivido pienamente con lei. Infatti al punto 8 dell'ordine del giorno finalmente ci siamo riusciti, ingegnere. Si ricorda sempre quando lei mi richiedeva di portare all'ordine del giorno delle proposte che lei mi faceva virtualmente? Finalmente mi ha mandato una relazione illustrativa, una bellissima proposta sul teatro. Che cosa ho fatto io? Non mi sono chiesto. Pertanto io credo che debba decidere questo Consiglio Comunale. Allora, Presidente, vogliamo rinviare tutto al numero 7? Al punto numero 7? Sicuramente. D'accordo, grazie. Grazie a lei. No. Credo. Terzo punto all'ordine del giorno. Interrogazione del consigliere Abate al sindaco sulle condizioni di sicurezza di via Malagenia. Prego, consigliere Abate. Sì, allora l'interrogazione che ho fatto al sindaco è di questo tenore, la riassumo in poche parole. Sindaco, via Malagenia è così da molti, molti giorni, non uso dire mesi, perché incomincio ad avere vergogna di me stesso. Allora, da molti giorni, in più, le buche più grandi che attraversano praticamente, diciamo, la carrabilità, che ostacolano la carrabilità di via Malagenia, sono proprio in corrispondenza della scuola elementare, laddove i vigili urbani quotidianamente si recano almeno due volte al giorno, perché vanno per l'entrata e vanno per l'uscita. E quindi le buche le hanno viste, sicuramente ve l'avranno detto. Allora, la domanda è questa, perché questo ritardo nel riparare le buche? O perlomeno nel tentare di scimmiottare di riparare le buche, perché le buche non sono state riparate. Poi dopo la sua risposta continuerò un attimo io l'intervento. Grazie. Prego, sindaco. Cioè un'interrogazione a pezzi? Interrogazione? A pezzi? A pezzi. Lei ha detto faccio una domanda, poi le rispondo, poi l'ha frazionata l'interrogazione. No, ha detto poi le rispondo e poi le dico ancora. Allora, una giusto volta, per capire, visto allora lei... sindaco, una volta per sempre, chiariamoci, l'interrogante sono io, l'interrogato è lei. Questo... Io formulo la domanda, sì. Lei mi dà la risposta, io concludo affermando se sono o non sono soddisfatto, ma non in un secondo o in 33 secondi, ma sfrutto i miei 5 minuti che mi toccano per l'interrogazione e lei sfrutta i suoi 5 minuti che le toccano per la risposta. Ognuno decide praticamente, sono io però che chiudo, perché io sono l'interrogante. Quindi l'ha capito una volta per sempre, sì, perché sono già la quarta volta che ritorniamo sull'argomento. E non l'ho capito, per questo gliel'ho richiesto. Allora glielo rispetto, glielo spiego. Io faccio quindi la domanda. Vediamo se ho capito bene. Invece di allungarmi e dare lei interpreta a suo modo, diciamo, quello che è il regolamento del Consiglio Comunale. È pratico, presidente, sta là. E quindi sta dicendo che uno, io quanti minuti ho, presidente? 3 minuti. Ci sono 5 minuti, si può fare. Ah. Quindi dobbiamo insomma giocare, dobbiamo fare questo gioco. Cioè, non è che dobbiamo fare una seria. È lei che la mette su questo tono, no, sa se, perché? È lei che sta dicendo, lei prima parla. È poi lei, risponde. Presidente. Vedi come alza la voce, come uno gli dice qualcosa, ma, lei alza la voce. Sindaco, non sto può gridare quanto vuole. Sindaco, può gridare sindaco, quanto vuole. La voce questi suoi atteggiamenti sono noti e arcinoti. Quindi se. Sindaco, vedi come alza la voce. Vuole. No, cioè, mi conoscono già, quindi non ci facciamo conoscere. C'è più, via la risposta. Prego, sindaco. Va bene. Si può valere anche lei di poi replicare. Di gestire i minuti. Va bene. Siamo arrivati all'interrogazione. Questa non è un'interrogazione, è un interrogatorio, che è una cosa diversa. Allora. Per quel che riguarda via Malagenia siamo consapevoli, diciamo, del problema che ci sta. Sapete, là sono intervenuti diversi lavori di sottoservizi che hanno onestamente compromesso effettivamente il mando stradale. Ma come da impegno noi abbiamo
implementato un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, svolta la gara, fatto il contratto, credo settimana prossima, con la delibera di oggi dell'applicazione dell'avanzo che abbiamo fatto in giunta, ci mette le condizioni, settimana prossima di cominciare i lavori. E la prima strada che andremo ad asfaltare sarà proprio via Malagenia, quindi settimana prossima contiamo di risolvere definitivamente il lavoro con un asfalto completo. Prego, consigliere Abate. A mio modo di vedere è esattamente il contrario, così come lo stesso sindaco ha affermato alcune volte su quanto asserito dalla minoranza. Io asserisco la stessa cosa con le stesse modalità, non credo una parola di quello che ha detto il sindaco. Sono invece fermamente convinto che le casse di questo comune languono e non hanno la possibilità assoluta di poter riparare le buche né di via Malagenia né di qualche altra strada. D'altronde chiunque transita per Agropoli sa quali sono le condizioni di molte strade oggi, quindi non hanno una lira. Ma in più, la domanda che io mi sono fatto e a cui ho tentato di dare una risposta ma non ci sono riuscito, a Roma però ci stanno riuscendo, ma tutte le multe dell'autovelox, tutte le multe della polizia urbana che nel bilancio 2020 solo quelle della polizia urbana ordinarie ammontano a 3,5 milioni di euro, ma la parte che è stata impiegata per le strade, doveva essere impiegata per le strade, dove sta? Sindaco, io le dico soltanto una cosa, che adesso la misura è colma, da parte mia, da parte sua può avere tutta la pazienza e la bontà che vuole, la misura è colma, cioè intendo sapere in modo dettagliato, e la prossima volta gliene formulerò un'interrogazione ancora più precisa, secondo per secondo, minuto per minuto, euro per euro, dove sono andati a finire i soldi delle multe della polizia urbana, cioè le famose entrate extratributarie. In più le ricordo che a Roma, e qua mi viene rabbia, ma non perché io voglio che si faccia ad Agropoli per ripicca, io voglio che si faccia ovunque, ad Agropoli, a Roma, a Milano, c'è l'accertamento, ma sti soldi che sono entrati, dove sono andati a finire? Abbiamo ripagato forse altre cose, altre spese, cioè sempre del comune, per l'amor di Dio, cioè altre spese dell'ente, ma non dovevano essere impegnate per altre spese dell'ente, dovevano essere impegnate per le strade, almeno una quota parte di quella, di quelle somme. Quindi non sono soddisfatto per niente della sua risposta. Conclusione della mia interrogazione. Grazie, consigliere. Vorrei replicare, hai diritto di replica. Prego, sindaco. Naturalmente, atteso che il consigliere Abate decide anche di cambiare il senso dell'interrogazione, prima si parla delle buche, ora si parla del bilancio, domani si parla dell'autovelox, anche noi penso possiamo, seguendo le sue indicazioni, aprire argomenti a piacere, o quantomeno rispondere sugli argomenti nuovi che gli mette nell'ambito dell'interrogazione. Innanzitutto quel che riguarda l'autovelox, se lei può fare tutte le richieste che vuole, d'altra parte l'hanno fatte un po' tutti queste richieste sull'autovelox, le ha fatto la Procura della Repubblica, l'ha fatto la Questura, l'ha fatta la DIE, l'ha fatta, si aggiungerà a queste, e come abbiamo detto a ognuno di questi enti che ha fatto richiesta abbiamo raccontato punto per punto, euro per euro, in che modo sono state rendicontate le cifre incassate da parte, diciamo, dell'amministrazione comunale sull'autovelox. Quindi su questo aggiungeremo, dottore Capozzolo, segni un'ulteriore richiesta di spiegazione su come sono state, diciamo, e così come abbiamo risposto e altri enti fino ad ora mi sembra non hanno trovato particolari problemi sulla rendicontazione che abbiamo dato, lo faremo anche con lei. Quindi su questo siamo felici di avere l'ennesimo controllo. Per quel che riguarda invece la questione delle buche, io non volevo entrare nel dettaglio, possiamo farlo. Avete notato certamente che nell'ultimo mese ci sono state piogge di continuo, e quindi la questione dei sottoservizi fatti specialmente nel periodo invernale, perché sapete nel periodo estivo si cerca di evitare gli interventi di taglio della strada proprio perché siamo in una particolare presenza di traffico, e quindi si cerca di fare questo tipo di lavori, insomma, dopo l'estate, da settembre fino a Natale, quindi è fisiologico, per non dire patologico, che durante questo periodo dell'anno si sono raccolte, dato tanti lavori fatti e dato la pioggia che arriva, dei problemi per quel che riguarda le questioni di viabilità. È chiaro che non saremmo dovuti arrivare in queste condizioni, c'è stato evidentemente del ritardo, ma è chiaro, l'abbiamo già detto, che il ritardo, questi 500.000 euro di mutuo per intenderci, sarebbero dovuti arrivare prima.
avremmo dovuto fare gli interventi probabilmente già a settembre, non è stato possibile per problemi evidenti, sapete che quello che è successo in Italia e nel mondo nell'ultimo anno, quindi tutta una serie di problematiche inerenti alla impossibilità di svolgere gli atti conseguenziali rispetto all'indicazione che avevamo ricevuto dalla Cassa di ricevere questo finanziamento, si è perso del tempo e siamo arrivati purtroppo al mese di febbraio. Ripeto, questo non doveva succedere, è capitato, ce ne assumiamo la responsabilità, però ciò nonostante dimostreremo al consigliere Abbate che lui non crede che nelle prossime settimane ci sarà una ditta qua che con i mezzi per asfaltare. Abbiamo aspettato qualche mese, potremmo aspettare anche qualche settimana, e qui ci rivedremo al prossimo Consiglio Comunale dove ci confronteremo sul fatto se l'amministrazione è stata in grado o no di andare a riparare le buche di cui tanto si sta parlando in questo Consiglio. Quindi è chiaro che verificheremo, per quel che riguarda questo tema in particolare, se questi lavori saranno svolti oppure no settimana prossima. Grazie. Siccome Presidente il diritto di replica aspetta sempre l'interrogante, allora se noi facciamo mutui per riparare le strade, riasfaltare le buche, sicuramente lo faremo sempre, tanto i mutui saranno a carico dei cittadini del globo. Io invece praticamente ho il dubbio, anzi la certezza, voi non avete speso bene i soldi delle multe della polizia urbana, perché potevate riparare le buche da mesi, da anni, e non l'avete potuto fare perché mancava il finanziamento, la gara d'appalto e tutto. Grazie consigliere Abbate. Prego consigliere Pesca. No, perché un poco magari anche per, perché la questione, caro sindaco, io ho già portato un'interrogazione in questo consiglio comunale e ho visto anche che da parte dell'amministrazione c'era stata la disponibilità a valutare un regolamento per le strade pubbliche. Perché è vero che ci sono le piogge che provocano queste buche, questi avvallamenti per quanto riguarda le strade, ma è altrettanto vero che noi assistiamo quotidianamente a degli interventi privati sulle strade pubbliche che qua poi non fanno degli interventi adeguati e quindi rimangono all'interno delle strade comunali delle buche degli avvallamenti. E allora io voglio dire, non appesantiamo il comune per altri mutui per fare questi interventi e incidiamo molto di più su questi privati che sconsideratamente molto spesso intervengono sulle strade comunali, fanno una specie di rattoppo e poi restano le buche all'interno della strada stessa, con costi elevati per il comune, sia per quanto riguarda eventualmente la riparazione delle strade stesse, sia per quanto riguarda eventuali incidenti che ci sono, con a carico del comune i relativi costi. Quindi io, come già promisi anche al Presidente del Consiglio Comunale che si era data la disponibilità, porterò a breve il regolamento, lo scriverò io, lo portiamo in commissione e votiamolo, perché non è giusto far appesantire sui cittadini degli interventi dei privati che agiscono sulle strade. Grazie. Grazie a lei consigliere. Quarto punto all'ordine del giorno, interrogazione ed interpellanza del consigliere Giuseppina Botticchio all'assessore Rosa Lambasona su eventuale rivisitazione del piano ospedaliero del 2018. Prego consigliere Botticchio. Buonasera a tutti, buonasera consiglieri, sindaco e presidente. Saluto con piacere la dottoressa Lambasone che la vedo presente. Sicuramente sarà collaborativa. Voglio fare una precisazione su come aveva detto il consigliere Abbate. Molte volte si dicono cose, io non è che la mia attività consigliare è per perseguitare o perseguire qualcuno. La dottoressa Lambasone, io ho pieno rispetto del lavoro che sta facendo e mi fa piacere che è presente, così possiamo interloquire. Il tutto ciò, il fine uno, dottoressa, sindaco e presidente, è per il bene della città, è la città che chiede spiegazioni, chiarimenti, le domande che si portano qua. È un'attività consigliare, che un consigliere viene votato per chiedere specie qualcosa che non funziona, qualcosa che viene meno, ed è un servizio come la sanità, che è prioritario. Io nei giorni scorsi ho letto sui giornali, dice l'alta velocità, il Cilento è rimasto fuori, dice adesso tutti i sindaci saranno tutti insieme con l'unione dei comuni, faranno qua.
La stessa cosa invece non la sento con la sanità, sento sempre una certa vita omertosa, le cose vengono dette e non vengono dette. Invece ho fatto un chiarimento, giusto per ricordare anche al nostro assessore alla sanità, che è stato votato da tante persone ad Agropoli e che apprezzano il lavoro che lei già svolge come responsabile Covid ad Agropoli. Però noi, dottoressa, non so se lei lo sa, ma credo che lo sa perché parecchie volte abbiamo fatto questa interrogazione, Agropoli ha perso un ospedale, Agropoli non ha un pronto soccorso, qualche giorno fa abbiamo perso due cari cittadini di infarto. Lei è un medico, mi può insegnare, perché io non sono un medico, l'infarto ha pochi minuti per poterlo arginare. Quindi la mia domanda è questa, è una domanda molto molto seria. Nel 2018 è passato il piano ospedaliero, dove Agropoli si è limitato a fare una delibera dove sosteneva l'ospedale di Vallo, e io questa delibera io ce l'ho, è sempre la solita delibera, però sembra che l'abbia impugnata il sindaco di Castellabate, dottoressa, dove il TAR poi si è espresso in merito. E il TAR, gli leggo giusto un trafiletto, il TAR dice: è evidente tuttavia nella risposta che dà anche in ipotesi di accoglimento, cioè un'ipotesi di accoglimento, non è la presente sede giurisdizionale impugnatoria a poter risolvere siffatte riserve, cioè queste riserve, apparendo più pertinente un'azione di stimolo nella concreta realizzazione delle misure attuative, eventualmente attraverso richieste di intimazioni alle competenti amministrazioni. Cioè il TAR come si è espresso? Dice: non è questa la sede se voi chiedete un pronto soccorso con tutti i requisiti, la sede è la regione e l'ASL, quindi la parte politica con l'ASL. Allora io ovviamente mi voglio dialogare con la dottoressa per vedere se, cioè, il fatto del Covid è transitorio, penso che un giorno finirà il Covid, quindi il reparto forse verrà chiuso o verrà modificato, magari ci sarà, quelle apparecchiature saranno utilizzate per altri tipi di malattie. Però noi, dottoressa, lei come assessore deve fare qualcosa, glielo chiedo a nome della città di Agropoli, a nome della minoranza, perché penso sia il collega Abate che il collega Pesca, se lei effettivamente con questa, io dopo gliela lascio perché gli ho fatto anche una copia, magari se la legge, può darsi che l'ha già letta, che il sindaco di Castellabate ha pensato di impugnare questa disfatta, perché noi non è che come Agropoli, come città di Agropoli, 23.000 abitanti e Vallo ne ha solo 9.000-8.000, cioè Vallo abbiamo un ospedale che funziona, nei tagli non è entrato, invece Agropoli è uscito dall'emergenza, dice, ma è stato il 2013, però cosa si è fatto dal 2015? Dal governo De Luca, lei è stata candidata nella lista del PD e quindi lei... insomma, con l'apparato regionale può interloquire, può dare una mano. Io questo ho chiesto gentilmente, magari dopo gli lascio anche una copia e la ringrazio, va bene? Prego, assessore. Buonasera a tutti. Allora, la consigliera Bottici ha fatto un po' di confusione come sempre, quindi incominciamo a capire. Innanzitutto è partita da una cosa per arrivarne ad un'altra. Dato che io sono molto molto schematica perché faccio il medico, quindi oltre a fare l'assessore il mio primo lavoro è sempre fare il medico, iniziamo per punti. Allora, la delibera che lei menziona in continuazione, e non conosce secondo poco e bene questa delibera, è una delibera non assolutamente a favore dell'ospedale di Vallo della Lucania, ma in quell'occasione era, no, la leggo io se permette che sono il medico. Allora, era, e non la leggo nemmeno perché la conosco molto bene. Io allora, preferirei, io non sono stata arrogante con lei, però io sono stata gentile, qua sostiene la cardiologia di Vallo. Allora mi può far parlare visto che ha parlato lei? Lei non deve offendere, io sono stata gentile con lei, lei non deve offendere, non è titolata ad offendere, va allora, bene? Cominciamo da capo, si accomodi. Lei è intelligente, io non sono intelligente, sto seduta lo stesso. Consigliere Bottici. Va bene, se offende non ci consigliere. Sto. Consigliere.
Allora, io richiamo ambedue. Allora, cerchiamo la delibera. Posso parlare, capire. Presidente? Una volta parlo solo e poi finisco. Allora, la delibera difendeva una cosa sola: la cardiologia o di Vallo della Lucania o di Eboli. C'era una scelta in quella delibera. All'epoca il sindaco di Aloia ci chiese, non solo a noi come comune di Agropoli, nei comuni del comprensorio, di difendere la cardiologia di Vallo, altrimenti toglievano la cardiologia a Vallo con l'emodinamica e la lasciavano ad Eboli. Questo c'era stato chiesto. Non è che c'era la cardiologia ad Agropoli e noi abbiamo scelto Vallo al posto di Agropoli. Noi abbiamo scelto di far vivere l'emodinamica a Vallo perché la voleva si dare solo ad Eboli, che attualmente ce l'ha ancora. Questa era la scelta. Punto. Non è che noi abbiamo sacrificato una cardiologia ad Agropoli al posto di quella di Vallo della Lucania. Assolutamente. Era una scelta tra Vallo ed Eboli. Noi, insieme a tutti gli altri comuni del comprensorio, essendo Agropoli più vicina a Vallo della Lucania, come chilometraggio abbiamo scelto di far vivere Vallo. E ad oggi le posso dire, cara consigliera, che il dottore Aloia ha fatto un grandissimo lavoro, perché noi abbiamo un'emodinamica che in tutta l'azienda ce l'abbiamo solo noi a Vallo della Lucania. Io parlo di emodinamica e di elettrofisiologia, dove si fanno interventi che non si fanno nemmeno a Napoli, perché abbiamo gli ingegneri che sono degli ingegneri chimici e noi facciamo elettrofisiologia ad alti livelli, facciamo ablazioni di flutter, fibrillazioni atriali e ventricolari che si fanno al San Donato Milanese, dove se vuole la faccio entrare io nell'ospedale di Valle e le faccio vedere. Non abbiamo scelto Agropoli e Valle, abbiamo scelto di far vivere l'UTIC, emodinamica e cardiologia a Vallo della Lucania invece di Eboli. Questa è la delibera a cui si riferisce. Non abbiamo scelto Agropoli o Vallo, abbiamo scelto Vallo ed Eboli. Questa era la richiesta fatta in quella delibera. Null'altro di più e null'altro di meno. Quindi penso che come cittadini del posto era giusto non sacrificare l'UTIC, l'emodinamica e la cardiologia di Vallo della Lucania e farla stare solo a Eboli, dove era anche più difficile, e lei sa benissimo come siamo messi col territorio, è più facile arrivare a Vallo come statale 18 che a Eboli. Questo è tutto, questa è la famosa delibera. Chiuso il discorso, aperto un altro discorso per quello che mi chiede sulla rivisitazione del piano del 2018. Come lei sa, dal 2019 si combatte contro un virus che ancora oggi non si riesce a combattere a livello mondiale. Sono stati fatti passi importanti, perché per quanto possa durare il Covid, questo non si sa, si prevedono tempi lunghissimi. L'ospedale di Agropoli, anche se in questo momento è Covid, è stato potenziato. Potenziato significa che oltre ad avere i 30 posti Covid e a breve se ne amplierà ulteriormente, in questi mesi si sono comunque attivate e comprate tante macchine, anche per la sala operatoria, come lei sa, noi abbiamo una laparoscopia che funzionerà, forse anche almeno potrebbe darsi in prossimi giorni, questo si vedrà col direttore generale, che stavamo facendo anche una verifica, visto che i casi sono in aumento e visto che il Covid è cambiato, perché parlo in questa frangente da medico, ne ho visti tanti di casi dall'inizio dell'anno, negli ultimi 10 giorni quello che si dice è vero, ci sono delle nuove varianti, i nuovi pazienti che arrivano sono tutti gravissimi, molto più gravi di quelli di prima, molto più giovani di quelli di prima, che non rispondono alle terapie, che nonostante questo sono off lab. Significa che attualmente a livello mondiale non c'è una terapia efficace, quindi ci sono varie terapie che sono cosiddette l'off lab, si fanno degli studi, si prova e si vede come vanno. I nuovi pazienti che ci stanno arrivando arrivano già in condizioni gravissime, con quadri radiologici completamente diversi da quelli passati, per cui l'ospedale di Agropoli, che in questo momento è il punto di riferimento della Salerno, oltre che Scafati, che sono gli unici due ospedali, quindi a nord e a sud di Salerno, l'ospedale in questo momento viene potenziato. Logicamente la direzione generale, come tutte le direzioni generali d'Italia, stanno occupandosi in prevalenza dell'emergenza Covid, come in tutto il mondo. Per cui lei dice l'ospedale di Agropoli
è rinato, che si voglia o che non si voglia dire. In più noi abbiamo una cardiologia, un cardiologo, quello che lei riferiva, e c'ero anche io, quindi mi permetto di dirlo. Non è vero. Allora, si muore, anche se c'è l'UTI, anche se c'è la cardiologia. Non è che non si muore se c'è il cardiologo, se c'è il rianimatore. Perché il rianimatore, quando arriva l'arresto cardiaco, intuba l'ammalato, fa la rianimazione cardiopolmonare, fa l'adrenalina, fa la tropina, e c'è il cardiologo presente e c'è un infarto a tutto spessore che non si può intervenire, nessun uomo del mondo, si muore. Quindi non è che l'ospedale. Allora, quello che è successo ieri, le posso assicurare che c'erano due rianimatori, c'era un cardiologo seduto a stampe, la paziente è morta. Non è che non c'era, c'erano tutti quelli che ci dovevano stare, o si trovava a Salerno, o si trovava a Bologna, o si trovava a Napoli. Le stesse persone che si trovavano in tutti i posti del mondo erano quelle, punto. Questa è la verità, che si voglia o non si voglia dire. Allora, se vuole poi dare un aspetto diverso della verità, allora se lei vuole qua risposte, io gliele do tutte, però le risposte vere. È inutile che vogliamo arrampicarci sugli specchi, le vuole delle risposte, io gliele do. Lei ha detto si muore, non si, si muore, si muore, si muore, è morta una ragazza di 20 anni, di Vallo, dei Cobbens, non si è salvata, da neurisma cerebrale, si muore. Non è che ci stanno 10, 100, 300 medici o 1000 ospedali, non è così, si muore, è brutto dirlo ma si muore. Allora, finiamola di fare speculazioni sull'ospedale di Agropoli. Finiamola, basta. Allora, facciamo una sana politica. E no, no, mi deve far finire parlare, perché a me le risposte io le do. Oggi sono venuta perché vengo per la città di Agropoli, non perché lei mi ha interrogato. Sono qui, nonostante sapete che lavoro sto facendo, che vuoi o che se ne dica, o che se venga il mio nome detto in senso brutto o meno, a me non interessa. Io lo faccio da 20 anni questo lavoro e penso di farlo bene. Per cui sono qui solo per i cittadini, per dare spiegazioni. Se volete, sempre a disposizione. Però sulla verità. Perché noi stiamo lavorando. Nell'ospedale di Agropoli si lavora, non lavoro solo io, ma con me ci sono tanti operatori sanitari che tutti i giorni e tutti i minuti. In Covid non è facile lavorare, è difficilissimo lavorare. E non è stata una scelta per nessuno. Non sono lì per un incarico politico, ma perché non ci è voluto andare nessuno, cara consigliera. Prima di me sono stati fatti altri nomi. Nessuno vuole andare a lavorare in Covid, nessuno. Perché non è facile lavorare in Covid, non è facile vedere la morte e la gente che muore, perché si muore. E noi siamo inermi, inermi, perché non sappiamo cosa fare, non solo con i pazienti, ma soprattutto con le famiglie, perché sono le famiglie che psicologicamente, questo è un lavoro che ti uccide psicologicamente, non solo fisicamente, psicologicamente. E allora se non riesci a capire questo e facciamo una politica non sana, basta. Io sono lì 24 ore su 24, lei mi accusa di non essere presente. Lei mi accusa ogni volta che non sono in consiglio comunale. Di cosa mi accusa? Venga in ospedale, venga con me, si barda e vediamo quanto tempo resiste là dentro. Dobbiamo farvi vedere i segni delle maschere che abbiamo per 6, 8 o 10 ore lì dentro. E non sono solo quelli fisici, ma mentali, psicologici. E basta. Allora, qui non lavora solo lei. Per i cittadini, penso che lavoriamo tutti, ogni singolo cittadino ama questa città, perché la ama. Allora cerchiamo di vedere le cose belle, perché ce ne sono tante, cerchiamo di sorridere, di stare vicino ai nostri cari. Prima di venire qua ho dovuto piangere vicino a un figlio di un paziente, perché l'ho fatto entrare, non mi vergogno di dire, l'ho fatto entrare. Un tecnico di Brescia è venuto, si è fatto 10 ore di macchina per vedere il padre ancora vivo. E io sono dovuta scappare qui per rispondere alla consigliera Botticchio che mi accusa che non sono presente. E ho dovuto lasciarlo. Non rispondere al sindaco? No, il sindaco poverino è una persona che mi ha sempre tutelato, ha sempre risposto in maniera egregia. Però stavolta ci dovevo essere io. Ci sono voluta essere, ci sono. Ci sono voluta essere, ci sono e ci sarò sempre, però
sulla verità. Dobbiamo dire ai cittadini, perché meritano la verità. Allora, l'ospedale di Agropoli, non è ospedale. L'ospedale di Agropoli, perché è un ospedale di Agropoli? È un ospedale di Agropoli, lei non sa nemmeno cosa significa ospedale. Lei continua a offendere, ma lei sta scherzando. Non è un ospedale, è lei un ospedale. Lo sa. È un reparto Covid, non è un ospedale. È un ospedale. È lei Covid come quello di Scafati. Ma parla lei di verità, ma vicino allora, a me. È come io parlo con le carte in mano, io parlo con le carte può parlare con tutte mano. Le carte che vuole. Allora, domani Agropoli è in zona disagiata, assessore. Il 2018, quando è passato il piano ospedale, l'hanno messo come zona disagiata. Prego, consigliere Botticchio, prego. Grazie. Prego. Prego. Cioè, scusate, presidente, prego. Io ho fatto una domanda sull'ospedale e la dottoressa ha spiegato tutta la sua vita, e che io la ringrazio del lavoro che fa per i cittadini, per la gente, per i malati di Covid. Io solo da ringraziare, mi inchino a chi fa il lavoro come lei. E non ci piove, qua non parlavamo del suo lavoro, non parlavamo del Covid, bensì parlavamo di un piano ospedaliero che attualmente non c'è, perché naturalmente se lei capisce e deve, aspetti, allora se lei capisce che in questo momento c'è un'emergenza mondiale e non si può parlare di una rivisitazione di un piano ospedaliero, perché tutte le risorse, tutte le energie di tutto il mondo si stanno concentrando su un problema così grande, e deve ringraziare che in questo momento l'ospedale di Agro è a supporto non solo a questa città, a questa popolazione, ma a tutti, e ne continua a dire l'ospedale non c'è, anche l'ospedale di Scafati in questa zona è un ospedale Covid, ma è un ospedale, perché abbiamo tutto noi, perché io se ho bisogno dell'urologo ce l'ho, se ho bisogno di un chirurgo ce l'ho, io ho bisogno di un ortopedico ce l'ho, per me è un ospedale, perché i miei pazienti vengono assistiti non solo per il Covid, perché non è che uno ha solo il Covid, uno ha tante patologie, e io come lei invece non ci sono, ci sono anche gli specialisti addetti. Tutti gli specialisti ci sono per questi pazienti. È normale che in questo momento sono Covid, ma in questo momento, secondo lei, un direttore generale che investe in un ospedale dove compra attrezzature, perché io ho 16, attualmente ne ho 10, ma tra poco ne avrò 16 di posti letto, e quindi mi ha comprato ventilatori, monitor, io ho tutto. Secondo lei, appena finirà il Covid, che sarà tra 6 mesi, tra 3 mesi, tra 1 anno, tra 2, questo non si sa e non lo saprà nessuno, l'ospedale di Agropoli è pronto per fare qualsiasi cosa, perché abbiamo la fortuna che sono stati investiti dei soldi nel nostro ospedale, comprate delle attrezzature, per cui il nostro ospedale potrà diventare qualsiasi cosa. In quel momento verrà rivisitato quel famoso piano ospedaliero del 2018 e verrà detto dalla dottoressa Lambasone in primis, l'ospedale di Agropoli sarà quello che noi vogliamo, perché dopo che stiamo lavorando, e stiamo lavorando benissimo, e abbiamo tutto anche da un punto di vista di laboratorio e di radiologia, possiamo chiedere qualsiasi cosa. E le posso solo dire una cosa, il direttore generale ha detto, appena finisce il Covid, l'ospedale di Agropoli sarà un ospedale, se è questo che vuoi, ma non mi parli di una rivisitazione. Ma non deve dirlo per far contenta me, lei lo deve fare, quello che lei mi sta chiedendo si farà quando finisce l'emergenza Covid, perché le risorse economiche e psico sono impegnate sul problema recovery fund, quello vuole dire, io quello volevo grazie dire. Grazie assessore, capito? Prego consigliere Botticchio. Allora lei, diciamo che ha un po' depistato, perché io parlo dell'ospedale, parlo essendo che in questa delibera è rientrato come zona disagiata, ovviamente prego il sindaco a questo punto che appena effettivamente l'ondata Covid, sindaco, esca da questa dicitura presidio di Agropoli in zona disagiata, perché Agropoli non è in zona disagiata, io non so perché è stata fatta questa delibera e messo Agropoli nella zona disagiata. Allora prego lei, perché se no la dottoressa si mette l'altra volta a dire la storia della sua vita, e allora io voglio parlare a questo punto con lei. Vediamo effettivamente perché ci sono i fondi europei, i famosi recovery plan, recovery fund, come li chiamano, questi fondi per dare sviluppo alla sanità, perché saranno molti soldi stanziati. Allora dico, io come consigliere ovviamente
ci metto il mio, perché è bene che se ne parli, perché la gente poi memorizza e ascolta. Dice, un consigliere Botticelli ha detto queste cose. Non è che qua andiamo a sindacare nella vita della dottoressa o nella vita di un altro. Cioè, la dottoressa non ha niente da difendersi, fa il suo lavoro. Cioè, che, questi sono i comportamenti. Sindaco, fate un poco di... Ah, hai capito? No, pensavo che c'era via con me, perché... Ah, urgenza, ok. Scusate, oh, io. Allora io ho rispettato, io ho iniziato la domanda rispettando la dottoressa, non è che io aggredisco, però qua vi sentite sempre toccati. E qua parliamo di ospedale, parliamo di sanità, ma se non ne parliamo noi in consiglio comunale, chi ne deve parlare? Io ringrazio il lavoro che fa, però ci stanno sti recovery fund, sti recovery plan, questi soldi che arrivano dall'Europa, sono miliardi di euro stanziati per la sanità. Sentivo prima le lei, dice mia moglie al nord, cioè si va sempre al nord, scusate ma noi non abbiamo diritti, perché le tasse non le paghiamo pure noi. Come li paga? Al sud li paghiamo, voglio dire al nord, e quindi... cerchiamo di fare qualcosa. Sembra quasi che quando faccio una domanda io su che so, la persona cattiva, io cerco solo di portare argomenti importanti. Poi ci sono carte, ci sono delibere che ti fanno piangere. C'è Agropoli che rientra in zona disagiata, esce dall'emergenza e urgenza. E quando ci entra? Quando la facciamo una bella delibera? Questa delibera qua è stata fatta a sostegno della cardiologia di Vallo. E perché non avete convocato il consiglio comunale, giunta, consiglieri, cittadini, fatte riunioni? Cioè quello che manca qua è la comunicazione, cioè la trasparenza. Scusate, ma questa è una cosa pubblica, mica il comune è il nostro, il comune non è il nostro, noi non siamo proprietà. Questa è la cosa pubblica, cosa vuol dire? Che cioè, ci deve essere la massima trasparenza e ogni atto che viene prodotto deve essere solo ed esclusivamente a beneficio della collettività. Sembra quasi che noi ci dobbiamo difendere, ma noi mica ci dobbiamo difendere dall'amministratore. I cittadini si devono difendere dagli amministratori, gli amministratori sui cittadini e i cittadini sugli amministratori. Finché non ci sarà un anello di congiunzione, cioè sempre un muro, cioè voi avete paura e noi abbiamo paura, cioè, ma l'opposizione esiste anche costruttiva. Io ho avuto piacere di vedere la dottoressa qua presente, mi dispiace che forse ha lasciato il lavoro, però ha dato delle spiegazioni, sono spiegazioni importanti, che l'ospedale non si deve abbassare la guardia, il Covid passerà, poi non voglio sentire, è passato il Covid, sono finiti i soldi, allora adesso si incomincia a pensare a questi recovery fund, questi soldi che arriveranno dall'Europa, dato che voi siete il PD, incominciate a parlare in regione, vi sedete con l'ASL, vengo anch'io e incominciamo a vedere, perché Agropoli non può essere abbandonata, sono 24.000 abitanti, va bene, ho finito e non ce l'ho con nessuno. Grazie consigliere. Prego. Grazie. Quinto punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Sì, mi chiede la parola l'assessore Mutalipassi, prego assessore. Sì, grazie presidente, buonasera a tutti. Dopo un argomento così delicato mi tocca quello della pandemia, del Covid, così con le gravi conseguenze che questo ha portato sia in termini di sanità, di salute che economici, ci tocca a un argomento più di sostanza tecnica. Mi tocca comunicare, in base a quanto previsto dall'articolo 166 del testo unico, una portare a conoscenza di questo Consiglio Comunale che in data di 5 febbraio 2021 la Giunta con la delibera del numero 18 ha effettuato un prelevamento dal fondo di riserva dell'esercizio finanziario 2021. Ricordo a questo Consiglio Comunale che in questo momento il Comune di Agropoli è in esercizio provvisorio, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di esercizio 2021 e triennale 2021-2023, termine che è stato spostato ultimamente come scadenza al 31 marzo 2021 e sulla base del principio contabile 8.12 in caso di esercizio provvisorio è possibile effettuare dei prelievi dal fondo di riserva affinché
si possono garantire delle attività che, il cui mancato svolgimento potrebbe determinare degli danni, dei danni per l'ente. Che cosa è successo in proposito? Visto che c'è stata una nota da parte del responsabile del servizio contenzioso che portava all'attenzione della Giunta la necessità che l'ente si costituisse per delle cause che erano state intentate dai cittadini, vista la mancanza di disponibilità sul capitolo a ciò dedicato per quello di incarichi legali, il capitolo di 200, quindi la Giunta appunto con questo atto ha imbinguato questo capitolo 200 dell'importo di 5.911,61 necessario per far sì che appunto si potessero conferire questi incarichi. Lo stesso principio contabile prevede poi che in occasione della redazione del bilancio di previsione il fondo di riserva tenga conto di questo prelievo effettuato e quindi non c'è necessità di imbinguarlo a quello che è l'importo originario che, ricordo a questo consiglio, è dell'importo di euro 120.000. Tanto era doveroso da parte mia. Grazie. Grazie Assessore. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Approvazione dei verbali della seduta del 28 dicembre 2020 e del 31 dicembre 2020. Facciamo due votazioni separate perché sicuramente ci saranno delle persone che voteranno diversamente. Allora, chi è favorevole per la seduta del 28 di dicembre? Chi è contrario? Abate, Bottecchio. Ok, si astiene. Allora, chi è contrario? Abate e Bottecchio. Chi si astiene? Astenuto Pesca. Quindi 28. 28, mentre passiamo alla votazione del 31 dicembre 2020. Chi è favorevole? Favorevole. Sì, sì. Va bene. Sì, perché non ha partecipato. Va bene, consigliere, chiaro. Chi è contrario? Abate Bottecchio. Per l'immediata eseguibilità di ambedue. Chi è favorevole? Favorevole. Chi si astiene? Ti astieni Pesca. Contrari? Abate Bottecchio. Il consiglio approva. Sesto punto all'ordine del giorno. Surroga consigliere dimissionario Buonora Maristella e contestuale convalida dell'elezione a consigliere comunale del signor Bufano Bruno. Sindaco, lei la parola, prego. Sì, innanzitutto voglio ringraziare Maristella per l'impegno e la dedizione insomma, che ha dato a questo consiglio, il garbo soprattutto che ha portato a noi tutti e quindi la ringraziamo per questo. Naturalmente facciamo in bocca al lupo per questa splendida avventura, perché penso la paternità sia la maternità, la paternità siano le avventure più belle che la vita ci possa dare, quindi a lei veramente un abbraccio forte e un in bocca al lupo per la maternità che l'aspetta e quindi che le dia tante soddisfazioni. Detto questo, diciamo, chiediamo, una volta che lei per motivi personali si è dimessa, così come ha spiegato anche il Presidente del Consiglio, il primo degli eletti dopo Maristella Bonora è Bruno Bufano, presente diciamo solo virtualmente ma di fatto presente, e quindi lo accogliamo insomma dopo tutte le comunicazioni di rito che penso abbia fatto. Sì, quindi lo accogliamo dopo, quindi va bene. Allora è lui diciamo di fatto che dopo Maristella si trova a essere eletto, quindi proponiamo a questo punto con la votazione prossima l'entrata di Bruno Bufano quale consigliere comunale della lista Agropoli Oltre e poi dopo gli faremo un in bocca al lupo anche a lui. Prego, chi vuole intervenire può intervenire. Prego. Allora, il consigliere Bufano, diciamo, si vanno con la dimissione di Bonora si vanno a creare due voti, uno è al Consiglio Comunale, entra Bufano, e poi nel CDA, nell'Agropoli Servizi, lui era
è consigliere, non lo so, si è dimesso dall'Agropoli Servizi. Sì. Si è dimesso. Ah, c'è la dimissione, ok. Una dimissione che mi sono pervenute da parte dell'ufficio. Volevamo sapere, il popolo d'Agropoli, non io, no, faccio solo da tramite. Vuole sapere, dato che c'è stata una perplessità, perché sinceramente la consigliera Bonora, brava persona, laboriosa, collaborava, poi ovviamente il sindaco ha detto per motivi di salute e noi questo ci dispiace. Motivi personali. Per motivi personali. Sì. Sinceramente, giovane, laboriosa, perdere una persona valida, la città di Agropoli ha delle perplessità, si dispiace, e quindi io vorrei capire chi sostituisce, non io, il popolo di Agropoli, Bufano nel CDA, nel Consiglio di Amministrazione, da chi è sostituito? Ma io non so il popolo di Agropoli, parlerà tutto con lei. Il popolo di Agropoli mi ha chiesto, vuole sapere... Io conosco tanta gente d'Agropoli, o uno che mi sei pazzo, ogni domanda ospedale. L'assemblea deciderà quando sarà convocata da parte, deciderà cosa fare per quel che riguarda la vacanza. Al momento, essendo il consiglio di amministrazione da 3 passato a 2, il consiglio di amministrazione può continuare tranquillamente a operare. L'assemblea, il consiglio stesso e l'assemblea dell'azienda speciale decideranno come regolarsi. Noi come opposizione saremo molto attenti e molto vigili. Non c'è dubbio. Molto, perché chiedono chi va al posto di Bufano. Questo è quello che a noi ci preme e vogliamo, quindi se quando ci sarà qualcosa se me lo Ma io ricordo sapere. Che lei ha avuto sempre molta attenzione dall'inizio per il consiglio di amministrazione della Agropoli Servizi, si ricorda consigliere? Io sì. Io sono lo voglio il posto, io voglio il posto della Agropoli Servizi, voglio un posto da dottore, voglio tutti i posti. Non faccia ridere, sindaco, l'ironia sua non va a ridere, cioè fa solo la ridere. Sua sì, la sua sì. No, la mia fa riflettere, la mia non fa ridere le persone, però le persone parecchie aprono il cervello. E a lei vedo che dà molto fastidio. Lei gli piace chi alza la mano e se sta zitta e se ne va. Purtroppo ha trovato erba buona da masticare. Bene. Quindi vogliamo sapere chi entra nell'Agropoli Cilento Servizi. Siamo il popolo di Agropoli, è curioso. Vabbè, gli dà Grazie. Fastidio? Gli deve piacere. Grazie consigliere, prego consigliere Pesca. Io il mio intervento è soltanto per fare un caro saluto e auguri alla a Bonora, che praticamente è stata bravissima in questo consiglio comunale, quindi un caro saluto a lei e quindi auguri di tutto. Tra l'altro è anche una collega, quindi ci tenevo a salutarla personalmente e a ringraziarla per quello che ha fatto per il consiglio comunale. Grazie. Grazie consigliere Pesca. Figuratevi con quanta stima invece la saluto io, che è mia parente, giustamente Maristella, mia nipote, quindi una buona maternità lunga, bella, felice, se la possa godere tutta in sana piena salute. Mi associo. La saluto anch'io perché non voglio. Allora, Maristella ci mancherà, perché effettivamente ecco perché ci sono delle perplessità. Perché Maristella dava veramente un buon contributo. Io la saluto come mamma, gli auguro tanta felicità e che ritorni in mezzo a noi. Va bene? Io mi associo agli auguri del consigliere Abate e di tutto l'intero consiglio per la bellissima maternità che il consigliere Bonora potrà portare avanti e veder crescere la sua bambina proprio in questo particolare momento di pandemia. Mi corre d'obbligo, visto che è un partito che ci appartengo, sono stato eletto nelle liste di Agropoli Oltre, a chiarire ancora una volta al consigliere Botticchio che la città la governa la politica. La politica è stata scelta dai cittadini, quei cittadini che a lei gli dicono il perché, a noi ci hanno dato mandato a portare avanti quella che è la buona amministrazione, che lei può contestare, può fare quello che ritiene più opportuno, però deve avere rispetto della politica. Lei continua a non avere rispetto della politica. Caro Presidente, gli dà fastidio perché allora lei vuole che uno sta zitto, cioè venivamo qua, dicevamo tutto bello, cioè lei continua, lei non si dimentica quello che ha fatto il 31 dicembre, il video è lì e ce l'ha anche la procura, di come lei ha trattato il revisore dei conti mandato dal prefetto, e certo. Poi vi fate pure belli, mo vi regalamo a caserma, due caserme, e voglio che regalate caserme, dovete rispettare le regole, potete comprare pure 15 caserme. E paga, che pagano i cittadini. Le regole lei parla di educazione e parla di a me. Lei a me
ma veramente qua è da ridere. Cioè, bene. Lei mi dice a me, le ma sta scherzando, ma forse lei vuole scherzare. Va bene, grazie. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio, Abate. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è favorevole. Contrario? Favorevole, Coppola. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Consiglio approva e chiamo ad entrare virtualmente tramite collegamento il consigliere comunale Bufano Bruno, gli formulo i migliori auguri e do la parola al consigliere Bufano Bruno. Prego, consigliere. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio il sindaco, il presidente, gli assessori e i consiglieri. Mi accoderò a quest'ultimi mettendo a disposizione assessori e consiglieri al servizio dell'amministrazione le mie esperienze maturate nel tempo, non fatte di grandi scuole, ma di tanto lavoro, tanto il mio contributo personale al servizio dei agropolesi. Grazie e buon lavoro a tutti noi. Va bene, grazie consigliere. Naturalmente accogliamo nella maniera migliore l'arrivo del consigliere Bufano, anche a te naturalmente un fortissimo in bocca al lupo per il lavoro e per l'impegno che profonderai in questo consiglio e per la nostra comunità. E ti auguro veramente questi sia per te una bella avventura. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno, dove il consigliere Bufano entra e ha pieno titolo nel voto. Settimo punto all'ordine del giorno, approvazione bilancio consolidato anno 2019. Relazione l'assessore Mutalivaro. Grazie presidente, anche da parte mia un augurio di buon lavoro al neo consigliere Bruno Bufano. È un augurio di una serena maternità alla consigliere dimissionaria Bonora Maristella, facendo parte del gruppo del gruppo politico del quale faccio parte anch'io, Agropoli Oltre. Per quanto riguarda l'argomento all'ordine del giorno e l'approvazione del bilancio consolidato, questo, ricordo a questo consiglio, è un adempimento che è entrato in vigore dall'anno 2016, è uno degli adempimenti che sono stati introdotti con l'entrata in obbligo in vigore della contabilità finanziaria potenziata. Il bilancio consolidato è un documento contabile che è a carattere consuntivo, che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo amministrazione pubblica. Che cosa si intende gruppo amministrazione pubblica? È in effetti il bilancio messo assieme da parte, diciamo, sia il bilancio dell'ente che delle società dall'ente stesso partecipate. L'iter di formazione di questo documento si suddivide in due fasi. Una prima fase consiste appunto nell'individuare quali tra gli enti partecipati controllati da parte dell'ente locale facciano appunto parte di questo gruppo amministrazione pubblica, e in effetti questa amministrazione, con la delibera di giunta numero 294 del 22 dicembre 2020, ha individuato appunto gli enti che, rispondenti a determinate caratteristiche o valori previsti dalla normativa, avevano appunto i requisiti per poter essere classificati e rientrare nel gruppo amministrazione pubblica. Con una successiva delibera di giunta, la numero 24 del 5 febbraio 2001, e una volta eseguite le procedure di consolidamento dei conti, è stato approvato il bilancio consolidato appunto del gruppo amministrazione pubblica, di cui è capofila e capogruppo appunto l'ente e il comune di Agropoli. La procedura di consolidamento consiste in una opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti
sia diciamo all'interno del gruppo, cioè tra un l'ente e la propria partecipata o viceversa, e che quindi questo serve a far sì che poi il bilancio consolidato del gruppo abbia una reale e diciamo rappresenti una reale consistenza di quelli che sono i valori appunto economici e patrimoniali appunto dell'intero gruppo di cui, ripeto, fa parte l'ente di cui è capofila e capogruppo il Comune di Agropoli. Avete avuto modo appunto di verificare la relazione illustrativa, il conto patrimoniale consolidato del gruppo di questo gruppo amministrazione pubblica, e pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi in merito? Prego, consigliere Vesca. Io vedo che anche in questo gruppo consolidato ci sta, è previsto anche l'ASIS Salernitana, no? Rete Impianti, per meno 324.615 euro, giusto? Come riportato nella scheda? No, quella è la... rappresenta una delle operazioni di consolidamento, rappresenta un'eliminazione di quei rapporti che sono intercorsi tra l'ente e la società partecipata, si è proceduta all'eliminazione per far sì che non si sommassero i due valori, quindi ecco si avesse all'esterno una rappresentazione veritiera dei dati. Era soltanto per cogliere l'occasione, perché ultimamente vedo che ad Agropoli siamo stati 3 o 4 giorni senza acqua. Io quello che volevo chiedere, caro sindaco, se noi riusciamo ad avere qualche fonte alternativa rispetto a non dipendere totalmente da quest'ASIS, nel senso, noi non possiamo subire, i cittadini di Agropoli che possono subire dall'ASIS, che magari c'è una rottura che va a Capaccio, a Eboli, dove avviene, e subiamo sempre questi danni per 3 o 4 giorni. Quindi io chiedo all'amministrazione comunale di attivarsi affinché si possa creare una fonte alternativa rispetto a quando succedono questi eventi, e non lasciare la città di Agropoli senza acqua per tanti giorni. Grazie. Era per approfittare di questo. Sì, consigliere, è chiaro che questa considerazione è quella un po' di tutti, insomma. È chiaro anche che una rottura di queste dimensioni non era prevedibile, e che veramente è una situazione che ha messo in grossa crisi non solo la nostra città, ma tutte diverse città, da Salerno fino anche a altri comuni del Cilento. La rottura ha creato dei problemi, però il ragionamento che lei fa è corretto. Noi ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando ampiamente, se non ricordo male settimana scorsa in una riunione proprio di maggioranza discutemmo proprio di questo. Noi abbiamo già, come lei sa probabilmente, un'altra fonte di finanziamento idrico, che è il Consorzio Calore Montestella, che già alimenta alcune parti della nostra città, Fondi Alto, Frascinelle, sono parte e altre diciamo aree della nostra città, tant'è vero che l'utilizzo da parte dei Vigili del Fuoco e da parte della Corpo dei Servizi della macchina per distribuire l'acqua è dovuto proprio al fatto che c'era l'acqua in città, altrimenti dove si andava a reperire quest'acqua? C'era proprio l'acqua del consorzio. Una delle idee che stiamo portando avanti è proprio quella di implementare questa fonte utile alternativa rispetto a quello che viene da Calabritto sostanzialmente, per cercare di avere una fonte alternativa. È chiaro e corretto che si può anche ragionare di una terza possibilità di approvvigionamento, ne abbiamo parlato in passato, e forse oggi con i fondi che potrebbero arrivare del Recovery Fund si potrebbe anche immaginare una terza fondo per captare l'acqua, che è quella diciamo della diga della Lento. Lì si parlò molto tempo fa, me lo ricordavo qualche giorno fa il Presidente Laporta, si parlava della famosa condotta duale con la quale in qualche modo si poteva dare sostegno alla nostra città trovando altri metodi di approvvigionamento idrico. Io penso che tutte e due queste cose alternative possono essere secondo me alimentate e potenziate, anzi devono essere alimentate e potenziate. Quindi ci siamo già fatti patti di genere per immaginare una progettazione che rafforzi l'approvvigionamento dal Consorzio Calore e in qualche modo mette in campo una nuova strategia anche per l'utilizzo dell'acqua della Lento. In futuro, certamente non oggi, ma credo anche oggi forse, ma soprattutto per il nostro futuro, l'acqua comunque è un elemento naturale che è a rischio purtroppo, quindi
dotare la nostra città di più fondi di approvvigionamento è un obiettivo strategico che ci poniamo oggi e che dobbiamo seguire e perseguire con massima determinazione e impegno. Grazie Sindaco, ci sono altri interventi, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Coppola? Favorevole. Bufano? Bufano? Chi è contrario? Favorevole. Pesca? Favorevole. Ok, grazie. Allora, contrari Pesca, Abate, Botticchio. Astenuti? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Favorevole. Bufano? Bufano? Favorevole. Bene. Chi è contrario? Pesca, Abate, Botticchio. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio approva. Ottavo punto all'ordine del giorno, proposta consigliere Abate, gestione del teatro comunale Edoardo De Filippo. Prego, consigliere Abate. Grazie. Allora, io ho presentato una proposta in argomento al teatro comunale, sulle possibilità di gestione di questo teatro comunale. Ho presentato questa proposta perché penso che sia arrivato il momento che la finiamo, poi avete facoltà di decidere come volete, che la finiamo noi come Consiglio Comunale di essere la ruota di scorta della Giunta e del Sindaco. Dovrebbe essere esattamente il contrario, cioè il Sindaco e la Giunta in una democrazia sono la ruota di scorta del Consiglio Comunale. Mi spiego bene, il Consiglio Comunale è sovrano su tutte le decisioni che competono gli interessi della città. L'esecutività di quegli interessi va portata avanti dalla nostra ruota di scorta, che sarebbe il Sindaco e la Giunta. Chiarito questo, quindi ho presentato questa proposta di discussione sulla gestione del teatro, non perché, colgo l'occasione perché mi è sembrato di vedere in aula il gestore attuale, non perché abbia qualcosa contro il gestore attuale, che nei miei confronti si è dimostrato essere sempre un signore o un galantuomo, assolutamente no. Io ho presentato questa proposta e la continuerò a presentare per altre 300 volte, fino a quando giustamente non troverò la soluzione o fino a quando non sarò più consigliere comunale, perché ritengo che sia questo il consesso in cui bisogna discutere che fine fa fare al nostro teatro comunale. Mi spiego, quando questo teatro comunale venne costruito, entrò nel piano delle opere pubbliche nel 2008, passò per quest'aula di consiglio con un'approvazione praticamente veloce di quel piano triennale, non è tornato mai più in consiglio se non oggi, cioè dal 2008 è tornato oggi in consiglio, eppure ci sarebbe dovuto ritornare in consiglio nel momento in cui, finite le opere, ultimate le opere, si doveva decidere che cosa fare per la gestione del nostro teatro comunale. Così come diceva l'allora amministratore, sindaco e giunta, che diceva costruiamo il teatro per dare lustro, per dare praticamente sostegno alla cultura dei nostri giovani, alle potenzialità della nostra città e vedremo che faremo tante di quelle cose belle. Invece l'opera passò per il piano triennale e è ritornata dopo 12 anni in questo consiglio perché ha deciso sempre e soltanto tutto ciò che doveva essere fatto, sindaco e giunta. Io sono contrario, io ritengo che la potestà decisionale su questo argomento, ma non sto a dirlo tecnicamente, perché tecnicamente, caro Presidente, lo dirà meglio di me, secondo me, il segretario comunale, così come lo disse l'altro segretario comunale quando io la interpellai per dire, ma secondo lei chi doveva essere la competenza? Lei disse senza ombra di dubbio, se lo ricorderà, Presidente del Consiglio, soltanto che il bando... Va bene, il segretario Minardi, se lei non è d'accordo vuol dire che sarà la Giunta, non c'è problema. Io sto dicendo quello che aveva detto l'altra segretaria comunale. Sarà, ma il bando è regolare. Io dissi non ho posto nessun veto a quello che è il bando, assolutamente no, il bando è chiaro che può essere regolare. Ma se arrivare al bando o meno, doveva deciderlo questo Consiglio. Cioè noi abbiamo il dovere, l'obbligo, il diritto morale di dire la nostra struttura, quindi è un interesse praticamente... diciamo culturale, è un servizio pubblico, è per
testo unico degli enti locali, come gestire il servizio pubblico, come affidarlo in concessione o meno, è competenza del Consiglio Comunale. Articolo 47, se non sbaglio, del TUEL. 42, non lo ricordo a memoria, vabbè, beh. Perfetto, meglio ancora che lei si era ricordato come me, quindi è l'articolo 42 del TUEL. Allora io ritengo che debba essere quindi, diciamo, argomento di discussione che cosa fare di questo teatro. Vogliamo fare un regolamento, per esempio, di come poterlo gestire negli anni ad avvenire, un regolamento che includa cineteatro e teatro, che includa, cioè, possiamo discutere di tutto, ma dobbiamo discuterne qui. Quindi la mia proposta si traduce semplicemente nel dire quello che avete detto già nella delibera di giunta comunale, praticamente non è da noi preso in considerazione. Nella delibera di giunta comunale, se non ricordo male, era la numero 21, vabbè, poi lo vediamo, praticamente qual è il numero, la leggiamo meglio. La giunta comunale numero 12 del 22 gennaio 2021, la giunta comunale aveva già dettato indirizzi per affidamento del teatro comunale, come? Rifacendosi praticamente, diciamo, ai funzionari, dicendo studiate l'argomento di come dobbiamo fare il bando per l'assegnazione in concessione. Io non sono d'accordo per niente, ho contestato, e con in che modo? Preparando questa delibera, dicendo noi consiglieri comunali dobbiamo pigliare la decisione di come fare. Quindi la delibera si conclude dicendo di dare incarico al Presidente del Consiglio di convocare immediatamente una prossima seduta consiliare per approvare apposito regolamento sulla gestione del teatro comunale. Però mi accorgo, ma non con sorpresa, perché per me le sorprese sono ormai 10 anni di opposizione, non è che mi sconvolgono più di tanto, mi accorgo che il punto successivo è gestione cine teatro atto di indirizzo, cioè dopo questa votazione su questa delibera arriverà all'ordine del giorno gestione cine teatro atto di indirizzo, e io che sono in discussione per questa delibera posso aggiungere che cosa parlerà l'atto di gestione che prevede dopo la delibera proposta, se non sbaglio, dal sindaco, la proposta lei, sindaco, se non sbaglio. Dice praticamente esattamente il contrario, dice come se dicesse scordatevi tutto ieri che abbiamo parlato un minuto fa sulla delibera di Abbate e affidiamo la decisione alla giunta. Quindi io non ho più parole, Presidente, io finisco qua. Chiedo che questa delibera quindi praticamente venga approvata totalmente e senza alcuna modifica quando io ho dichiarato in delibera, perché ho chiesto solo e soltanto di dare a lei l'incarico di convocare il Consiglio affinché discuta del teatro. Grazie. La ringrazio, consigliere. Prego, sindaco. Sì, allora le cose sono andate un po' diversamente da quello che diceva il consigliere Abbate, nel senso che forse lui non sa, quindi lo aggiorno. La sua interrogazione e la sua ha stimolato il Presidente del Consiglio a in qualche modo interloquire con il sindaco, con la giunta, per sovrasedere a quella delibera e di portare l'argomento in Consiglio Comunale. Quindi, se vogliamo, proprio dalla sua idea, sua iniziativa, il Presidente si è fatto parte dirigente e ha detto portiamo l'argomento in Consiglio Comunale. Si può discutere, perché non è come precisamente come dice lei, sia su quelli che sono i compiti o no del Consiglio Comunale. A mio modo di vedere, Consiglio e Giunta sono due organi diversi, hanno anche competenze diverse. Mi pare che nel tuo si dica proprio quali sono le specifiche competenze del Consiglio Comunale, e poi dice tutte le altre sono della Giunta. Quindi è chiaro che proprio il tuo individua, diciamo, dei ruoli diversi tra Giunta e Consiglio, ma probabilmente, essendo che gli atti più importanti, quali per esempio il bilancio, vengono fatti il Consiglio, diciamo, anche indirettamente o direttamente trasfonde i suoi indirizzi nella politica generale della macchina amministrativa, questo è chiaro. Però è pur chiaro, insomma, che ci sono delle competenze anche separate. Si può discutere con questo, si può discutere anche sulla sua interpretazione di dire è un servizio pubblico e va quindi scelto in consiglio, deciso in Consiglio Comunale. Si potrebbe anche dire diversamente, se io affido non in concessione, ma affido soltanto una parte di servizio e lo gestisco, diciamo, in economia, può rimanere in capo al comune, quindi non c'è necessità del passaggio in Consiglio Comunale. Però voglio dire che questi sono formalismi
che io immagino di superare, e quindi, come dire, io mi sono fatto parte di gente, ho accolto l'indicazione da parte della Presidente del Consiglio indirettamente la sua richiesta di discutere il Consiglio Comunale, ho portato una mia proposta di riapertura del Consiglio Comunale, che forse si pone una dubbia interpretazione, ce ne abbiamo detto, con quella delibera il Consiglio dice alla Giunta studi e approfondisci. Io non ho problemi a tornare nuovamente prima della decisione finale del Consiglio Comunale, assolutamente, anzi, qual è il problema? Farò con piacere anche questo. E quindi, rispetto alla sua proposta, che lei in maniera ferma e decisa, correttamente, la porta avanti e ne chiede la votazione, io chiedo invece di votare negativamente alla proposta del consigliere Abbata rispetto a questa impostazione che ha dato la delibera, e invece discutere tutti insieme della proposta che io ho portato all'attenzione del Consiglio nel prossimo argomento all'ordine del giorno, e semmai discutere in quella sede anche da un punto di vista più pratico, operativo e non formale, organizzativo, ma proprio nella praticità degli indirizzi che possiamo noi dare oggi alla Giunta per approfondire alcune questioni che poi vi dirò dopo nella prossima delibera di Consiglio. Quindi chiedo ai consiglieri, insomma, di votare negativamente la proposta del consigliere Abbate. Naturalmente tolgo dall'imbarazzo il Presidente, che credo correttamente, essendosi fatto portavoce, diciamo, dell'iniziativa, non chiedo a lui di votarlo, lui tranquillamente potrà astenersi, perché correttamente, se lui ha stimolato la delibera, non voglio mettere l'imbarazzo di votare negativamente. Quindi, però, per quel che riguarda i consiglieri comunali, votiamo negativamente la proposta, però il consigliere Abbate voglia considerare la nostra disponibilità tranquillamente a discuterne in consiglio, di parlarne insieme, che credo sia un fatto positivo. Uno alla volta, c'è tempo per tutti. Prego, consigliere Pesca, poi facciamo replica, consigliere Abbate. Mi sembra che sia assurdo così come è impostata la questione. Mi sembra veramente assurdo. Perché discutiamo del cineteatro e c'è una proposta di un consigliere, che è il consigliere Abbate, che ha fatto una proposta che può essere accolto o meno, ma è incredibile fare un argomento diverso sullo stesso argomento. Cioè, questo è quello che io ritengo che sia assurdo. Allora io voglio dire, la proposta che adesso che ci apprestiamo dopo a votare poteva tranquillamente essere inserita in quella che era la proposta fatta al consigliere Abbate, e quindi, perché discutiamo comunque del cineteatro, non discutiamo di un qualcosa di diverso rispetto a quello che ha portato come proposta il consigliere Abbate. Quindi perché se non c'è soltanto una volontà di essere maggioranza o minoranza, bocciare la proposta di Abbate e proporne un'altra? Forse perché si vuole bocciare quello che ha presentato un consigliere, e mi sembra il tutto errato. Noi dovevamo fare un'altra cosa a questo punto. Potevamo integrare la proposta del consigliere Abbate con una vostra proposta, e quindi veniva votata unica delibera con all'interno quello che andava emesso. Cioè, andare adesso a bocciare quella proposta per portarne un'altra sullo stesso argomento contestualmente mi sembra del tutto assurdo. Caro Presidente, io credo e chiedo che le due delibere vengano votate contestualmente, perché non è possibile praticamente su due delibere, un argomento prima e l'argomento dopo, sullo stesso cineteatro, e fare due votazioni. Quindi io chiedo che vengano, e chiedo ufficialmente, che le due delibere vengano riunite e si faccia un'unica votazione. Grazie. Posso replicare a quello che ha detto il consigliere Pesca, giusto per comprendere, prego. Perché facciamo... lui giustamente diceva, no, ma solo sull'aspetto, diciamo, perché consigliere Pesca, i presupposti e l'impostazione che ha dato il consigliere Abbate, diciamo, non sono trattabili, nel senso che lui ha impostato la delibera in un modo dando se io ancora non ho proposto niente, ho proposto al Presidente di convocare il Consiglio per discutere. Consigliere, si stia calmo. Ma per favore, Presidente, per favore, facciamo i seri. Naturalmente io, diciamo, mi vado a fare un giro, perché dovrei replicare a questo atteggiamento barbaro del consigliere Abbate, perché stiamo discutendo serenamente. Cerchiamo. Dato che non voglio andare in polemica, preferisco contro la verità di ciò che è scritto. Ma questo è assurdo, consigliere.
Consigliere Abbate, allora io innanzitutto la ringrazio di avermi scelto per portare avanti questo discorso che, come lei, credo tutti noi teniamo a cuore. Dobbiamo fare un attimino chiarezza, perché sennò altrimenti, ecco, le parole del sindaco poi inneschiamo soltanto nervosismo e credo che non andiamo da nessuna parte, consigliere Abbate. Se leggiamo le premesse, ok, che lei ci indica, fissa un paletto dove poi qui è nata la discussione. Ok, è la sua. Bene. La leggo io, senza nessun problema, così la facciamo. La legga, la legga. Oggetto: gestione del teatro comunale Edoardo Di Filippo. Il sottoscritto consigliere comunale Agostino Abbate, nell'ambito del diritto di iniziativa di cui all'articolo 22, comma 2 e 3 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, premesso che con delibera di giunta comunale 231 del 6 agosto 2014 vennero approvate le linee di indirizzo per l'affidamento in concessione del Cineteatro De Filippo tramite gara e in seguito all'esplicazione dell'appalto con DD numero 620 dell'11/11/2015 affidata alla concessione del Cineteatro per 5 anni, che è configurabile un servizio pubblico locale. Importante tenere bene questo riferimento, dove poi nel confronto con il supporto della segreteria del segretario generale, qui è nata poi, diciamo, la non condivisione. Benissimo, e qui è quel confronto. Il segretario generale di Agropoli che stava nel 2000 e quindi qui. Perfetto, consigliere. Ma arriveremo alla stessa cosa, però l'importante è che con la calma ci confrontiamo, come dice lei. Presidente, vede, arrivare alla stessa cosa e far passare praticamente la moltiplicazione 3 per 3 non va 9 come dice Abbate, ma potrebbe fare 9, a me non va giù. Io sono pratico, non sono un politico, sono solo e soltanto un praticone. Di conseguenza ritengo, vogliamo discuterne noi in consiglio o vogliamo demandare la giunta? Perché questa è la sostanza che lei sta dicendo e che ha capito pure l'avvocato Pesci. Cioè, quasi tratta di dire, continuiamo a discutere noi di che cosa fare oppure no, demandiamo alla giunta che cosa fare. Presidente, la prego, queste allora, sono le due proposte. Consigliere, lei me lo insegna che quando poi dice ne deve discutere il consiglio, anche nella sua proposta, noi che cosa discutiamo? Se è un servizio pubblico locale o no? Presidente, io ho esaminato centinaia, per non dire migliaia, di regolamenti allora sulla gestione del teatro, approvati dal Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale emana, pubblica perché lo approva, il regolamento. Dopodiché, una volta fatto il regolamento sulla gestione, che è nostra esclusiva competenza, interviene la giunta a fare ciò che è scritto nel regolamento. Ma dopo, ma il regolamento lo dobbiamo fare noi. Invece la delibera che viene dopo, dice esattamente Sono le famose commissioni consigliari. Lo fa il consiglio, lascia stare il commissione consigliare. Poi dopo di che, il commissione consigliare lo esaminano 30 volte prima o 40, sono problemi loro. Ma alla fine viene approvata dal consiglio, no, presidente? È approvata dal consiglio, l'iter. Non mi interessa l'iter, presidente. Allora, lì è il punto di chiarimento. Ma perché, che lei, presidente? Perché? Allora, lei parla soltanto della parte finale, l'approvazione, chi è la competenza? Consiglio comunale. Benissimo, concordo con lei. Concordo con lei. Ok, lei ha posto un punto che diventa poi rigido nell'andare avanti e i presupposti che lei ci fissa va a creare, diciamo, dei vincoli. Perché? Chiariamoci. I vincoli che lei crea, dove dà il teatro come servizio pubblico locale, lo va ad associare, mi segua, lo va ad associare al cimitero, al servizio mensa. Se aspetti, presidente, è d'accordo? Così, no, così le evito subito. Se non l'assimiliamo al servizio pubblico locale possiamo pure interrompere la discussione, perché io a essere pigliato per fesse con il giro di parole non ci sto. Allora il servizio pubblico locale è basilare. No, non ho capito, presidente. È incredibile, però. Consiglio di Stato gliele porto pure io, consigliere Abbate. Io le porto, le ho citate pure la sentenza, le ho portato la sentenza del Consiglio di Stato pure io. Allora, perché no? Non è citata la sentenza del Consiglio di Stato. E allora? Quindi vogliamo discuterne o no? E che stiamo facendo? No, discuterne come consiglio fino alla fine. Fino alla fine? Fino alle esigenze, un regolamento invece da qua. Nel momento che vabbè, il consiglio... dica come vuole, presidente.
Perché si arrabbia, consigliere? Allora, lei ha la capacità di montare e smontare tutto. Continua a leggere la delibera, Presidente, continua. Continua a leggere la delibera. Certo. Che è configurabile un servizio pubblico locale quando una determinata attività svolta da un ente locale sia rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico civile delle comunità locali. Che per servizio pubblico locale si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni e servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche ai fini di promozione sociale e culturale. Che l'articolo 42,2 lettera E riserva al Consiglio Comunale la competenza esclusiva sull'organizzazione dei pubblici servizi. Bene, io mi sono portato presso la segreteria, mi sono confrontato con il segretario generale e passo la parola al segretario generale per cercare di consigliere Pesco. Però per completezza della cosa, io ho chiesto praticamente di discutere unicamente i due argomenti, per completezza vorrei sentire anche la proposta successiva, che dice? Arriveremo anche alla proposta. No, per vedere se potrebbe essere. Allora la deve sentire perché non gli è pervenuta. No, già che sta letta in Consiglio Comunale, vorrei che se letta anche quella per vedere e capire se è possibile fare un'unica delibera. Questo è il concetto. Allora, consigliere Pesca. Cioè perché io penso che possa essere integrata. Non è perché non si può fare. Cioè, che significa fare un'unica richiesta? Noi possiamo fare degli emendamenti, li vogliamo accogliere in aula, cioè sono delle scelte che non devo fare io. Però fare un'unica proposta su due proposte presentate, caro Presidente, il Consiglio Comunale è abituato a votare le proposte, ma non è così. Il Consiglio Comunale vota la delibera finale. Le proposte possono essere anche 10-15, poi se ne fa una sola che viene votata in Consiglio. Questa è la regola del Consiglio Comunale, o sbaglio? Per cui le due proposte, se integrate, si fa un'unica poi eventualmente deliberato e viene votato. Questo è quello che chiedo io. La mia competenza, posso sospendere il Consiglio per 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, quanto tempo occorre per riunire i capigruppi consiliari, ci confrontiamo, però andare avanti, io sì, tu no, egli è no. Ma facciamo le regole, questo, se vogliamo e lei me lo chiede, io non ho nessun problema a chiedere al Consiglio di sospendere, e la sua ipotesi, sospendere il Sindaco ed avere un attimino di confronto, un attimino calmo, Sindaco, non... Quello è quello che chiedo, quindi questo qua, di valutare la possibilità di fare un unico deliberato. Però per io voglio passare la parola al segretario, che poi da questo punto è venuta fuori poi la proposta che il Sindaco mi ha ribaltato, per cercare poi di trovare una soluzione condivisibile per tutti. Attenzione, non perché dobbiamo castigare la proposta del consigliere Abbate, perché il consigliere Abbate, per me, io la condivido. La proposta che fate dopo non è che lo castiga, l'annulla proprio, totalmente, perché rinvia alla giunta. Consigliere, lei l'ha letta la proposta? Sì, la voglio leggere io, poi permette, Presidente. Certo, prego. Allora, la proposta che viene dopo, la numero 9, allora, proposta numero 9. Premesso che l'amministrazione comunale, in un'ottica di sviluppo del territorio da attuare anche attraverso l'intensificazione e potenziamento dei servizi, sia per i residenti che per numerosi visitatori che giungono ad Agropoli nei vari periodi dell'anno, ha avviato negli anni una corposa attività di riqualificazione urbanistica su tutto il territorio cittadino, la quale ha portato tra le varie opere la realizzazione di un cineteatro comunale. Che con delibera di giunta comunale del 2014 sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento in concessione del cineteatro comunale Eduardo De Filippo tramite gara in seguito all'esplicazione dell'appalto con di numero 620 affidati in concessione per 5 anni. Quindi che con delibera di giunta del 2014 sono state approvate le linee di indirizzo. A mio modo di vedere, quindi, praticamente non conferente quelle delibere. Che la concessione di uso del cineteatro scade il prossimo 28 febbraio 2001, che deve essere garantito il prosieguo delle attività dei relativi servizi che facciano tesoro dell'esperienza maturata, possono garantire una gestione ancora più efficace e efficace, oltre che sostenibile da un punto di vista economico e finanziario,
Rilevato che l'esperienza maturata dal 2016 diventa un importante punto di partenza per la gestione futura che andrà organizzata in modo da garantire la sostenibilità economico-finanziaria della stessa, che la disciplina della gestione del cinetale e dei servizi connessi dovrà tener conto anche della positiva esperienza afferente all'arena esterna del cinetale De Filippo realizzata nell'estate 2020 ad Agropoli, considerato che è necessario valutare tutte le modalità di gestione dei servizi e dei relativi servizi, propone di deliberare, la premessa forma parte integrante, di prendere atto che nell'esperienza della gestione del cinetale De Filippo maturata nel periodo 2016-2020 a fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza della stessa, di dare indirizzo perché si proceda a una verifica puntuale di tutte le possibili modalità di gestione della struttura e dei servizi connessi, ivi compresa la gestione diretta. Di dare mandato alla Giunta, con il supporto degli uffici competenti, di avviare un'analisi tesa a definire una proposta operativa per la gestione a partire dal 2021 del Cineteatro Eduardo De Filippo. Quindi noi ci spogliamo praticamente e diciamo no, diamo mandato con questa delibera, diamo mandato a te Giunta di servirti praticamente di esperti contro esperti e di fare quindi praticamente la proposta per la gestione del teatro. Quindi era, penso io, italiano, se no altrimenti io cambio lingua, cioè quello di dire ci spogliamo noi di ogni discussione e la diamo a te la possibilità di Giunta di fare praticamente tutti gli studi che vuoi per fare la gestione. Presidente, è diversa da quello che ho detto prima io, cioè che significa noi ci dobbiamo spogliare, quindi la mia delibera invece dice il contrario, quindi è inutile che perdiamo tempo, presidente, sui giri di parole, sull'interpretazione del segretario, un attimo presidente, con calma, sull'interpretazione del segretario comunale che dice che non è un servizio pubblico locale perché l'ha letto nella sentenza del Consiglio di Stato, io ne ho lette altrettante quando ne ha letto il segretario ne ha lette 30, ne ho lette altre 30 io, che dicono esattamente il contrario, che è un servizio pubblico locale, ho letto anche 30 pareri del Collegio dei Revisori dei Conti che dicono che è un servizio pubblico locale, quindi io intendo mantenerlo nella discussione di questo consesso. Nella sostanza il sindaco ha fatto la proposta che viene dopo ed è inutile che ci giriamo attorno perché io non sono abituato a perdere tempo su stronzate di discussioni che non hanno senso. Un sindaco dice no, mi darà competenza a me Giunta a discutere. Poi, se dopo aver discusso io devo assumere anche l'impegno che torno da voi per potermelo fare approvare, cioè significa praticamente se li contate sono sempre loro, quindi prima si fanno un voto lì, poi tornano a casa e fanno finta che saranno approvati da voto in consiglio. Signori, non perdiamo tempo, fatelo fare alla Giunta allora, se questa è la conclusione. Ma da... posso... Prego. Ecco, da quello che ha detto adesso il consigliere Abate, che non ci sia alcuna incompatibilità nella discussione, perché entrambi riconoscono che è il Consiglio Comunale che deve gestire il cineteatro. Poi come poterlo gestire in entrambe le delibere deve essere determinato da questo Consiglio Comunale. Chiaramente il Consiglio Comunale può dare mandato alla Giunta che si avvalga degli esperti per come meglio gestire il cineteatro stesso, ma la decisione finale sarà sempre portata all'interno del Consiglio Comunale ed approvata. Quindi io credo che entrambe le proposte, se riunite, si può fare un'unica proposta riconoscendo la sovranità del Consiglio Comunale nella gestione del cineteatro, naturalmente, eventualmente, spogliandosene poi eventualmente sempre il Consiglio Comunale, a favore della Giunta o di chi per esso. Ma riconosciamo tutti quanti che chi è che deve gestire, chi è che deve determinare sul cineteatro è il Consiglio Comunale. Grazie, quindi può essere tranquillo indicato. E quindi facciamo chiarezza. Ok, chiaro. No, voglio chiedere facciamo questo. Intervenire il segretario generale perché no, lui ci ha però io come proposta voglio che sia messa okay, verbale quella di riunire le due proposte e fare un unico deliberato. La differenza tra le due proposte nasce proprio dal presupposto. Se nella prima c'è il riconoscimento della concessione in gestione del cineteatro comunale come servizio pubblico locale, quella proposta implica un obbligo della competenza del Consiglio. Invece nella seconda proposta c'è una scelta, questa è la differenza. Allora, Teatro Lirico di Milano, il TAR ha bocciato la Giunta che si era espressa proprio come la Giunta Comunale di Agropoli, il Consiglio di Stato ha ribaltato quello che ha detto il TAR mettendo in evidenza che un conto
è l'istituzione del servizio teatrale come servizio pubblico locale, quindi come servizio culturale massimo. Altro è dare in gestione un immobile, che significa che la competenza del Consiglio non c'è, è solo la Giunta che decide in via residuale, appunto, rispetto al fatto che non si configura come servizio pubblico locale e come, dipende da come si dà in gestione, se si configura o no come servizio pubblico locale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il bando così fatto non determinava i parametri e i limiti del servizio pubblico locale, così come lo concepisce il consigliere Abbate. E questa è la differenza. Io l'unica cosa, la differenza rispetto a Milano, volevo chiedere al segretario se è a conoscenza, se e anche il comune di Milano era proprietario di quella del cinema. Assolutamente sì, assolutamente. Quindi sì, assolutamente è proprietario sì, del. Assolutamente del, sì. Ma quando vai a gestire un qualcosa che è del comune, cioè tutti i beni comunali, quindi che sono di proprietà del comune. Il consiglio scelga. Voglio fare questa domanda al segretario comunale. Se tutti i beni che appartengono al comune, chi ne è, chi ha la competenza a gestirli, non certamente la Giunta, è sempre il Consiglio, perché proprio perché trattiamo di beni di beni di proprietà comunale. Quindi al di là sì, della, sulle modalità della, di valorizzazione di come, dei beni, è un altro, questo è un altro contesto quello quindi, in cui si esprime il Consiglio. Va bene, qua parliamo della definizione della concessione in gestione del cineteatro quale servizio pubblico locale o no. Questa è la differenza che giustamente mette in evidenza il consigliere Abbate in termini di competenza, ma il presupposto granitico da cui parte lui purtroppo non è così granitico, ma è alquanto controverso. Si sono scritti miriadi di libri sulla configurazione o no di servizio pubblico locale e quindi su questo io credo che dipende da come la si impastisce la situazione. No, sì. Presidente, segretario, è semplice, dipende da come lo vogliamo intendere noi consigliere comunale, è semplice. Segretario me l'ha detto in modo però. Se il Consiglio intende istituire il servizio teatrale come servizio pubblico locale, è sovrano. Perfetto. Sì. Quindi se lo vogliamo fare, lo facciamo, se non facciamo, bocciate la mia e provate quella del sindaco senza perdere tempo. Grazie, consigliere Abbate. Io vorrei fare una domanda al segretario. Allora, evidentemente c'è una scadenza di contratto perché Sergio Di Fiore è seduto là, è lui che gestisce il cineteatro e quindi c'è una scadenza e ci si fa questo bando. La diatriba è tra Abbate che lui fa una proposta, poi c'è la proposta che deve essere fatta dalla Giunta, vabbè, veniamo al nocciolo. Il cineteatro lo stanno pagando i cittadini e stiamo pagando, mi sembra, un mutuo e lo paga la città di Agropoli. Voglio sapere, dato, io parlo come imprenditrice, perché l'imprenditore che fa? Compra sta bottiglia, però poi vuole vedere anche un guadagno, no? Noi sono beni, perché dice Agropoli, abbiamo fatto le grandi opere, ci sono i profitti per i cittadini hanno investito, stanno pagando i mutui. Allora la città mi chiede, è sempre la città che mi chiede, dice ti puoi chiedere quanto ha guadagnato, mo al di là dell'immagine, perché è bello quando passi di là, tutto bello, c'è la piazza Mediterranea, e le manifestazioni ci sta, però io so che ci stanno delle clausole che nel contratto il comune si riservava dei giorni e poi venivano, non lo so, scalate, io ho letto delle case scalate poi dal fitto, allora veniamo anche ai conti, perché conviene su cineteatro alla città di Agropoli, abbiamo un mutuo, perché non è che noi dobbiamo gravare persone che magari lo prendono in gestione, poi magari soffrono per portarla avanti, perché quella è un'azienda abbastanza corposa, voglio dire, ci sono anche delle spese, valutiamo questa cosa, possiamo vedere il pregresso, stanno a posto i conti. Credo che proprio per questo il sindaco e il presidente del consiglio. Però non venite perché siete tre ore che parlate. Di portarlo in consiglio e di riservarsi poi di decidere meglio. Di approfondire perché la città è sempre la città, non è Gisella. Vedi, prima magari se sei pure arrabbiata la dottoressa, ma la città chiede, come chiede per l'ospedale, come chiede la linea dell'alta velocità, chiede anche gli immobili. Dice Gisele, noi stiamo pagando questi immobili, ma lo profitto c'è, vogliamo vedere una tabella. Santo Sosso mi parlò tempo fa, aveva delle tabelle, vediamo se ci conviene, se no chiudiamo questo cineteatro. Se non conviene che la città qua paghi il mutuo e qua non ha risorse. Credo che quella sia la, cioè, presidente, penso che, allora incominciamo a parlare, non fai chiaro, perché noi ci incominciamo a litigare, il sindaco si arrabbia, Abbate insomma si arrabbia che magari gli fa male pure. Allora parliamo della sostanza. La sostanza a livello economico, vabbè, lui voglio bene Abbate. Non interpreti la salute di Abbate. Certo, ci mancherebbe, lui lo sa che gli voglio bene. Signora Abbate,
Allora, parliamo anche in termini economici, anche all'assessore Mutaripassi, che è lui che insomma porta i conti. Vediamo un po' se ci conviene affidarlo. Poi al di là decide la Giunta, decide un consiglio, noi non decidiamo perché l'opposizione... Ma lei più volte in questo consiglio ha esternato che appunto l'ente locale non deve fare utili, quindi mi sorprende questa sua precisazione in questo momento. Quindi perché? È un servizio pubblico locale, può essere anche, se si vuole considerare servizio pubblico locale, può essere anche... Vabbè, ma conviene, noi paghiamo un mutuo, abbiamo speso... Ma se lei lo... si continua a pagare? Si continua a pagare il mutuo. Qual è la risorsa per la città a livello economico? Lasciamo perdere l'immagine e tutto quello che il cineteatro dà. Io voglio sapere. Ma quando un ente realizza una piazza, si meraviglia. Un marciapiede, la strada, qual è l'utilità? Come qual è l'utilità? Io voglio sapere se il cineteatro, noi abbiamo investito su milioni di euro. Nel senso che non c'è euro. Un tornaconto economico nella realizzazione di una piazza, è un bene del comune. Ah, è un bene. Cioè, quindi, allora mi piglio io, voglio a titolo gratuito perché è un bene per il comune, mi voglio pigliare i consiglieri comunali, se lo pigliano. Ce lo pigliamo tutti e tre. Ma che ragionamenti sono? Ma che risposte date? Ma vi rendete conto? La città ha speso i soldi, i cittadini pagano un mutuo, vogliono vedere i conti, questo è. È inutile che ve nascondete sempre e bla bla bla, solo a parlare. Cominciate a cacciare i conti. Quanto abbiamo speso e quanto è costato il cineteatro? E quando abbiamo ricavato in 6-7 anni, punto, i conti, portate i conti. Poi tutte queste carte qua lasciano un tempo che trovano. Ci sono i documenti contabili che parlano. E allora perché li avete portati? Segretario, fatemeli vedere, li voglio visitare. Li portiamo ai tempi opportuni. E come sulla fa chiacchiere allora qua dentro? Ma la prima cosa si incontra. Facciamo un'interrogazione. Vabbè, facciamo un'interrogazione. Sindaco, senza che mi arrabbiate, mo già ho cominciato ad attaccare. No, non voglio arrabbiare, non voglio. Io dico vabbè, soltanto io ho detto che la mia. Io voglio soltanto dire che ci sono cose che non hanno prezzo. Lei vuole portare tutto a livello di conti. Sono cose che non. È un bene inestimabile. È un bene inestimabile. Sì, un evento culturale che rallegra. Forse non sera... avete capito. Il sindaco, lei non ha capito, sta gestendo Presidente, i soldi dei cittadini. Sono milioni di euro. Un comune, non ne ho vostro. Prima stavo parlando in maniera brutale, sono stato interrotto dal consigliere Abate che ha urlato e sbatteva le cose. Mi sono alzato e me ne sono andato per non replicare. Torno a parlare qua e vengo interrotto un'altra volta. Posso svolgere la mia funzione o sono alla mercé di queste persone? Scostumate. Sindaco, si calmi. Mi calmo, perché mi devo calmare? Stavo parlando prima tranquillamente, spiegando la mia versione dei fatti. Boom, quello fa casino. E non mi pare che non ho ricevuto la solidarietà, neanche le scuse per questo atteggiamento sul volgare sgarbato che ho ricevuto, mi pare. Ritorno a parlare un'altra volta aggredite, faccio stare sempre zitto. Possiamo anche non discutere, si vota, alziamo le mani, vediamo che succede. Non ci vogliamo arrivare a questo, perché vogliamo discutere, ma possiamo essere almeno considerati alla pari? Possiamo essere almeno trattati come persone o no? O mi acchiappa solo... non lo so. Ha concluso, consigliere Botticchio, grazie. Ci sono altri interventi? Sì, ritorno io sull'argomento, ritorno sulla lezione di moralità testé predicata dal sindaco. Allora... Signori, ci stanno anche modi e modi sicuramente, ma nel fondo quello che fa più male è sempre la sostanza, perché i modi, bene o male, possono essere un modo più voce alterata, voce meno alterata, ma nella sostanza dovete vedere la bontà di chi sta dicendo qualcosa, ovvero la malignità di chi dice altro. Cioè nella sostanza qua si sta pigliando per i fondelli, l'avvocato Pesca ne ha colto appieno, una proposta di delibera nei confronti di un'altra che dice esattamente il contrario. Poi tutto si dice sì, ma è il contrario, ma non è proprio il contrario, perché tutto sta poi praticamente nella premessa. Se è considerato un servizio pubblico locale, allora è sempre quello. Cioè io lo voglio considerare come consigliere comunale di questa città un servizio pubblico locale e voglio che tutta la discussione resti conclusa sempre nel consiglio comunale. Poi dopo che il consiglio comunale decide di dire guarda, il cineteatro lo devi dare in gestione praticamente con concessione triennale, è chiaro che un bando dopo è di competenza della giunta.
Invece il Consiglio Comunale potrebbe arrivare alla conclusione, nel senso di guardi, il cine teatro lo vogliamo gestire noi con le forze proprie praticamente di questa comunità, disciplinate però in questo modo. Cioè si fa prima praticamente, non so, un resoconto di quante sono le società che vogliono partecipare, di quante sono gli attori sociali, economici di questa città, gli stakeholder, gli investitori che vogliono, tanto di regolamenti. Dopodiché lo applica la Giunta il regolamento. Sempre la Giunta lo deve applicare, però al limite abbiamo deciso noi, perché come servizio pubblico locale lo riteniamo. Altra interpretazione, non è servizio pubblico locale al 100%, è opinabile, è interpretabile, e siccome è interpretabile il caro consiglio dammi già da adesso a me, Giunta, la decisione di studiare il tutto, poi vediamo se devo tornare o non tornare da te, tanto con questi numeri, e qua il modo che dobbiamo capire, con questi numeri tornano o non tornano in consiglio comunale, dopo che l'hanno studiato loro, comunque se lo approvano loro, perché i numeri sono della maggioranza. Noi siamo solo e soltanto tre. Allora, la formalità di pesca. No, non è per l'amor di Dio, ma vedi sindaco, stavolta sindaco stai sbagliato, tocco da, stavolta sto dando atto che anche sulla mia proposta ve l'ha approvata. Ma quasi che è una cosa malamente. Ma non signore, ci mancherebbe. Io sono stato votato per fare queste scelte. Sindaco, ci mancherebbe, non sto dicendo. Allora perché dici quasi sindaco, come non fare, una forzatura. Sindaco, non fare la vittima, ti voglio bene, non fare la vittima. Tu hai i numeri per poterti approvare o bocciare tutto. Solo però che abbiate la bontà, non lo fate passare praticamente come una questione di diritto interpretata da base. Io non l'ho fatto, io stavo spiegando, tu non mi hai fatto più. Ma no, sindaco, no, no. Non mi hai fatto, io stavo dicendo, voglio bocciare questo, presentare la mia per questo sindaco motivo. Sindaco Pesca. La stavo dicendo com'era, pesca, senza nascondermi dietro di me. Sei tu pesca, che mi hai interrotto e non hai chiesto neanche scusa per il modo in cui sei comportato. Ti chiedo scusa, sindaco, per la moto. Se a caso mai ti sei offeso per questo motivo, ti chiedo scusa. Sono offeso sincera da offendere. Non è nella mia intenzione offenderti a questo livello, ci mancherebbe. Tu sei stato sempre e comunque in discussione con me, ma non ci siamo mai offesi, né tanto meno io ti offenderò mai, e penso che altrettanto hai fatto sempre tu con me, per l'amor di Dio, sì. Soltanto però che non dobbiamo perdere tempo, perché se io grazie, significa io devo pigliare per i fondelli il sindaco, che dico questo, il nuovo sindaco ci devo pigliare per i fondelli a base, dico no, i proposti sono divergenti totalmente. Oh, basta. E allora a questo punto fate quel voto. Passiamo alla votazione, perché siete l'uno e siete l'altro. O poi c'è la proposta Pesca. No, c'è la proposta dire. Prima mia. Scusate, no, dovete io, la mia proposta è quella di votare contestualmente il punto al numero 7, la proposta di Abate, e quella della gestione del cineteatro atto di indirizzo. La 7 e l'8 votarla contestualmente. Prima di tutto parliamo della 8 e della 9, consigliere Pesca. 8 e 9, sì, perfetto. Ok, però già glielo ho ribadito io. Facciamo una cosa, chiedo supporto al segretario. Segretario, si concentri un attimino. E di rispondere al consigliere alla proposta, se è ammissibile che la posso mettere ai voti, di unire. Ok, bene. Va bene. Allora, sulla proposta del consigliere Pesca, il punto numero 8 e il punto numero 9 di accorparli, giusto? Esatto. Chi è favorevole? Pesca, vada. Pesca, abate. Chi è contrario? Coppola? Contrario. Bufano? Ok, allora la voce. Contrario. Bene, io mi astengo. Ok? Il consiglio boccia la proposta del consigliere Pesca. Sul punto numero 8, la proposta all'ordine del giorno, chi è favorevole? No. Favorevole Pesca, Abate e Botticchio. Chi è contrario? No, ti chiamo contrario. Coppola? Contrario. Bufano? Aspetta un minuto, Contrario. Ok. Chi si astiene? Il sottoscritto. Prego, segretario. Si astiene il Presidente del Consiglio, il punto numero 8. Per l'immediata... No, non la diamo. Va bene.
Punto numero 9. Punto numero 9. Gestione Cine Teatro, atto di indirizzo. Prego, sindaco. Vuole aggiungere qualche cosa, se no passiamo ai voti. Avevo preparato una relazione. Per questo le sto dando la parola. Non è che uno... Allora, il ragionamento che volevamo fare era semplicemente questo. La decisione è abbastanza complessa per tutta una serie di motivazioni che voglio esprimervi. Non si può fare in pochissimo tempo, atteso che purtroppo non ce n'è la fretta, nostro malgrado, perché siamo ancora in piena pandemia. Però ci sono una serie di problematiche da tenere in considerazione, molto importanti. Innanzitutto si parte, io credo, come giusto che sia, e la Giunta lo può fare perché l'ha seguito e lo farà nella maniera più precisa e puntuale possibile, portandole lo studio che andremo a fare al Consiglio, proprio per far scegliere poi al Consiglio quella che può essere la determinazione, il percorso migliore. Noi dobbiamo fare soltanto un'analisi, però si parte dalla gestione, diciamo, da quello che deriva dalla gestione fatta in questi 5 anni. La concessione. L'analisi della concessione parte, vi do dei numeri, sintetizzo la relazione che ho preparato giusto per darvi il senso, diciamo, di quello che stiamo immaginando. Gestire il cineteatro costa 100.000 euro all'anno, circa 30.000 euro, cioè 30.000 euro la cifra che doveva dare il gestore al comune, circa 25.000 euro sono i costi soltanto della corrente elettrica e ci sono i restanti per arrivare a 100-110.000 euro di costi, sono inglobati tra dipendenti e manutenzioni varie di diverso tipo. Considerate che per la gestione del cineteatro ci vogliono almeno 4 dipendenti, che fatti i conti banalmente, anche se volessimo considerare uno stipendio di 600-700 euro al mese, viene 1.000 euro e più al mese, quindi per 4 sono 48.000 euro, più le manutenzioni, insomma la gestione del cineteatro è superiore ai 100.000 euro. Quindi la prima valutazione da fare è effettivamente i costi sono molto elevati. Poi abbiamo una condizione, come diciamo quello prima, ma questo poi va considerato e le scelte le fa, diciamo, la politica, perché si può fare una scelta antieconomica se si è ritenuta corretta e opportuna. Una stagione teatrale come quella che abbiamo svolto in questi anni costa tra i 120 e i 150.000 euro ed ha una copertura della spesa intorno al 60%. Quindi una stagione teatrale come quella che abbiamo vissuto, splendida in questi anni, che ci ha arricchito tantissimo, non di soldi ma di altro, penso che credo che altro sia più importante, ha portato una evidente negatività nella gestione, quindi costi di gestione elevati. Questione che riguarda il teatro, certamente stagione teatrale in passivo. Il cinema è chiaro ed evidente a tutti, non ne conosco proprio oggi, ormai si è completamente trasformato. Anche questo purtroppo è in perdita oggi in poi, perché sapete benissimo che i nuovi canali tematici, streaming e quant'altro fanno portare ormai le prime visioni non più nella famosa sala dove tutti quanti andavamo, e noi che l'abbiamo vissuta, diciamo, la cercheremo sempre, ma i nuovi giovani, le nuove generazioni non la cercano più, vedono il film in streaming. Per dire, film importanti tipo Tenet, Mulan, per chi è un po' cinefilo e segue tutto, sono andati sui canali tematici, non sono passati per le sale cinematografiche, e moltissime altre proiezioni importanti andranno direttamente sui canali tematici, quali Netflix, Disney Channel e quant'altro. Ormai anche il cinema non è diventato più un elemento di traino economico, ma è diventato, così come il teatro, una cosa bellissima da vivere, ma in passivo. E quindi è chiaro che bisogna chiedersi in che modo gestire il tutto perché possa funzionare, possa portare quell'aspetto culturale di vitalità della nostra società da un punto di vista sociale, di arricchimento della nostra città da un punto di vista turistico, ma è chiaro che svolgere questo servizio del cineteatro, se non fosse soltanto per il fitto tout court, non porta vantaggi, porta soltanto spese e porta soltanto negatività. Ecco perché da questa riflessione bisogna partire per poter in qualche modo arrivare alla decisione giusta. Quindi quali possono essere le scelte possibili? Ecco perché era necessario un approfondimento, atteso che comunque non c'era la fretta di farlo. Ce ne sono diverse. Ci può essere, come succede e come è successo in altre bellissime stagioni teatrali, quali per esempio quella di Napoli e di Salerno.
sono le fondazioni in partecipazione. Si potrebbe immaginare un percorso di creare una struttura che possa implementare e arricchire l'organizzazione con i privati che possono mettere il loro contributo e magari chiedere contributo agli enti straordinari come succede per tanti teatri per coprire queste spese. Quella potrebbe essere una strada, ma va approfondita, analizzata, verificata. Ci potrebbe essere la gestione in economia, come dicevo prima, può rimanere in capo al comune e il comune può decidere magari di mettere a disposizione solo qualche servizio. O può rimanere anche la questione della concessione, però reimmaginando, rimodificando le condizioni della stessa, perché a queste condizioni chi viene a rimetterci i soldi? Nessuno, è chiaro, no? Quindi andrebbe reimmaginata una gestione in concessione e non come quella che abbiamo pensato 5 anni fa. E immaginate che 5 anni fa, se ricordate, abbiamo avuto un solo partecipante. Quindi già allora, 5 anni fa, quando noi mettemmo a disposizione di eventuali soggetti gestori la Cineteatro, già allora ci fu una sola società che ha risposto, una. Non ci fu nessuna concorrenza, quindi già allora era poco attrattivo. E allora è chiaro che andava fatta un'analisi ed è chiaro che, diciamo, ha più, diciamo, praticità la giunta nel farlo, perché già se ne è occupata, perché già ha ragionato con i dipendenti, perché già ha avviato una serie di situazioni che poi avrebbe analizzato le singole possibilità e le avrebbe portate poi in discussione del Consiglio Comunale. Che male c'è? Perché bisogna sempre costruire questi meccanismi quasi come se la giunta non fosse poi un'altra persona di questa città che dà il suo contributo alla stessa? C'è molta differenza tra l'assessore Santosuosso e il consigliere Framondino. Qual è la cosa? Cioè, perché non la può approfondire Santosuosso? È così drammatica se ne occupa la giunta e non il consigliere. Qual è la differenza? Siamo qua tutti quanti per dare il nostro contributo o no? Quindi non vedo questa differenza. Certamente c'è un problema da risolvere. Vi ho detto sinteticamente quali sono i problemi da affrontare e da risolvere. Quindi non un fatto di forma, non un fatto di forma, un fatto di sostanza. Quello ci deve appassionare, quello ci deve, diciamo, immaginare soluzioni nuove, semmai arrivederistiche nuove, che magari abbiano la possibilità di immaginare altro tipo di entrate. Questo io credo. Questo è chiaro, no? Allora magari chi lo sa, perché no immaginare una gestione associata, non so, tra Cineteatro, che so io, Castello Fornace. Cioè, sono soluzioni che dobbiamo avere il tempo di approfondire e di studiarle e credo che ci sia tutta la possibilità tra la Giunta e il Consiglio di valutarle insieme. Ma non fosse altro per, come dire, l'operatività maggiore che ha l'assessore in quanto è più presente, in quanto frequenta più, ha più, diciamo, cognizioni con le cose che accadono, può preparare la proposta e poi discuterne con il Consiglio Comunale. Non vedo, diciamo, nessuna particolare criticità, quindi il senso della delibera è questo: non possiamo decidere noi, ci sono delle criticità da valutare, da studiare, diamo incarico alla giunta di farlo e poi torniamo in consiglio e scegliamo insieme la via maestra quale debba essere. Questo era quello che volevo dire prima e credo che non abbia detto delle cose proprio fuori dal mondo, però tant'è. Grazie sindaco, prego consigliere Bottiglia. Allora, il sindaco ammette è stata una decisione non oculata, scellerata, perché ritorno sui passi di prima, c'è i cittadini che pagano un mutuo e il Cineteatro porta solo dei problemi, dei problemi anche gravi di natura economica, perché non ci sono entrate, in quanto è costosissimo gestirlo. Oltre al problema di forma, perché decide la giunta, decide il consiglio e quindi c'è pure, però io penso che forse già qualcuno ha deciso probabilmente e quindi è meglio farlo nei stretti, cioè assessori, che assessore, povero Santosuosso, teneva l'assessorato al commercio, manco quello tiene, quindi poteva forse decidere. Voglio capire questo. Io voglio sapere cosa intendi per stretti. Lei mi deve dire, perché non la faccio passare più. Se lei deve dire delle cose, che intende rimane tra gli stretti? Ora mi dica cosa voleva dire. Stretti è giunta, la giunta sono 3 o 4. Che significa stretti? Cosa vuole intendere? I consiglieri sono 11. Stretti, cosa vuole intendere? 16. Stretti, gli assessori. Alla finisca. Ma lei interrompe. Voglio dire una cosa, ma secondo lei quando si fa un evento alla Scala c'è un guadagno per il comune? Cioè quando si fa... Ma io sto domandando, no, quando io... si fa un evento alla Scala, no, c'è un guadagno economico allora per il comune? Lei non scappi. E perché si fa? Lei non scappi dai problemi.
avete fatto i mutui, avete fatto l'inaugurazione, vi siete fatti bella, avete invitato la finanza, avete invitato un prefetto, teniamo il cineteatro e adesso non ci sono i soldi. Non ci sono entrate, non c'è niente. Chi l'ha detto? Non c'è niente. E state sbattendo i piedi. Chi l'ha detto? Non c'è niente. A chi lo dovete dare? Chi l'ha detto? A chi lo dovete dare? Lui Santo Sosto si fa la risatella e far bene a sorridere. Quindi tenete i problemi, perché nella gestione siete fallimentari, non siete capaci, mi manca la capacità. Imprenditore si nasce, l'amministratore comunale amministra, cosa vuol dire? Gestisce questa bottiglia d'acqua, so io quando ne devo bere. Allora lei prenda le cinque stagioni, prende le cinque stagioni che abbiamo realizzata, quando se ne è capace. Benissimo, veda quanto costa e controlli la provincia di Salerno chi le ha fatte meglio. No, Agropoli, a me interessa Agropoli. Lei deve prendere le cinque gestioni, le cinque stagioni teatrali che abbiamo fatto al Teatro di Filippo ad Agropoli, le confronti con la provincia di Salerno, compresa il Teatro Verdi, e poi mi dica chi ha fatto le migliori stagioni teatrali. E quindi c'è una resa, quindi c'è un rendimento di questo cineteatro. Abbiamo, perché lei prima era abbiamo gestito in lei prima era disperato, benissimo. Era disperato. Benissimo, sto valutando per il futuro cosa fare. Un imprenditore avveduto prima studia prima di buttarsi. No, non avete studiato. E dato che il futuro è difficile per le cose che ho appena detto, va fatta una valutazione per il futuro che mantenga un equilibrio economico e di soddisfazione della città. Io mi preparo come imprenditore. Vuole collaborare anche l'opposizione. 5 anni ha funzionato. Ma vedi i prossimi 5 vuole collaborare anche l'opposizione. Vuole collaborare per la scelta, visto che speriamo che poi non sia fallimentare. Io non so questa se lo è stata, perché io le carte non le ho viste. Io non ho visto niente ancora. Quando poi ci dobbiamo sedere con l'opposizione, ha avuto ragione Abate di dire ci dobbiamo sedere, vediamo, perché noi curiamo le casse del comune, non certo come le curate voi, per l'amor di Dio, però noi vogliamo dare un apporto, quindi ci sediamo tutti insieme, si valuta quale ha spesa, quale ho mutuo per fare il cineteatro, sono passati 5 anni, quale si guadagna, qual è l'investimento, qual è l'incremento, perché dobbiamo incrementare, che se non è andato bene dobbiamo migliorare, no? Almeno io così ho fatto con la società mia, ho cercato e mi sono trovata sempre bene. Quindi ci sediamo tutti quanti. Non è una gestione che può chiudere in attivo. Non è una gestione. Lascia perdere un Covid. In attivo. Non c'è del Covid, anche se non ci fosse il Covid. Non è una gestione che può chiudere in attivo. Questo qua tu non devi guardare quindi la strettamente economico. Sì. A Fornace. Il castello, sì. Sono alti i guadagni, non sono economici di entrata, sono altri i guadagni che devi vedere, gli aspetti sociali, gli aspetti culturali, gli aspetti turistici, è là che devi guardare. Noi facciamo una cosa bella per attrarre persone in città, le persone vengono e spendono dai commercianti, spendono, cioè è diversa. Sindaco, il guadagno, ma non voi dovevate incentivare il turismo, il comune non deve fare utili, curare il le spiagge, dare servizi, se non vuoi fate opere faraoniche che su fallimentare non portano neanche guadagno, avete speso una barca di soldi e abbiamo le spiagge distrutte, questo è, è inutile che si alza e se ne va, in la città viene l'estate, ma neanche una buca, non abbiamo un centesimo, è inutile che Mago Silvan si ammazza, poverino, non ci sono soldi. Grazie. Ma scherziamo, vabbè. Grazie consigliere, prego consigliere Pesca rapidamente che devo chiudere. No, vabbè, no, sì, sarò rapido. Allora, prima di tutto voglio dire questo: Agropoli ha avuto un grande rilancio culturale con il cineteatro, perché qua non discutiamo del cineteatro, perché è un qualcosa di positivo per la città e credo anche che come è stato gestito. Purtroppo prima del Covid è stato gestito bene e Agropoli ha avuto un'immagine culturale con il cineteatro che secondo me ha dato lustro a tutti, quindi è inutile adesso andare a discutere di quella che è la cosa. Cara Gisella, è chiaro e naturale che la cultura ha un gusto ma ne ha un vantaggio diverso perché porta la città di Agropoli ad avere un'immagine all'esterno importante. Su questo io credo che vada valorizzato questo aspetto che è il cineteatro che dà cultura e che dà lustro alla città. Detto questo, quello che bisognava discutere è come praticamente gestire questo cineteatro. Io credo che, come dicevo prima, il Consiglio Comunale sia l'organo preposto per la gestione del cineteatro. Naturalmente il Sindaco ha portato questa proposta al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, proprio perché è l'organo deputato a fare questo,
delega, ha chiesto la delega alla Giunta per poter poi praticamente meglio delegare alla Giunta l'eventuale gestione del Consiglio stesso. Però Sindaco, io quello che chiedevo e quello che credo che sia stato anche intervento di Gisella e anche soprattutto del consigliere Abbate, è quello che il Consiglio Comunale, i consiglieri comunali vogliono essere più tenuti presenti rispetto a questa gestione del cineteatro, perché talmente ritengono che sia una cosa fondamentale per la città. Talmente, lasciamo stare se in effetti come viene inquadrato, se servizio culturale, se servizio sociale, cioè, però già che è un qualcosa di importante per questa città il cineteatro, noi quello che chiediamo è essere coinvolti in maniera diretta nella indicazione e in quello che deve essere fatto nel cineteatro stesso, anche eventualmente dato in concessione a terzi, portare in questo consesso sempre e comunque quello che praticamente viene fatto nel Consiglio, perché tutti, consiglieri comunali, maggioranza o di opposizione, dobbiamo essere orgogliosi di quello che viene fatto ad Acropoli, dobbiamo essere orgogliosi del nostro cineteatro, e questa era quella la richiesta che facevo, e questa è la richiesta che credo che abbracci tutti quanti, anche noi consiglieri della minoranza. Quindi quello che chiediamo è un coinvolgimento totale da parte dei consiglieri nella gestione e nell'indicazione del cineteatro. Grazie. Grazie Pesco. Presidente, allora, viste le bellissime parole del sindaco che mi hanno commosso, le bellissime parole di Mario Pesca che mi hanno convinto, io sono dell'idea, giustamente, che la conclusione giusta è quella: emendamento alla proposta di delibera in discussione. Invece di dare mandato alla Giunta con il supporto degli uffici tecnici, avviare un'analisi tesa a definire una proposta operativa per la gestione a partire dal 2021, io direi di emendarlo in questo modo: dare mandato a una commissione nominata come tipologia di commissione paritaria fra maggioranza e minoranza, che con il supporto degli uffici competenti poter avviare un'analisi tesa e via. Quindi un semplicissimo mandato. Invece di dare mandato alla Giunta, persone rispettabilissime, dare mandato a una commissione paritaria fra minoranza e maggioranza, persone altrettanto rispettabilissime, che possono insieme agli uffici studiare l'argomento così come lo studierebbe la Giunta, anche perché mi sembra di vedere che in Giunta non è che teniamo proprio specificità, particolarità, sono come noi, possiamo avere una valenza di interpretazione e di lettura della cosa. Grazie. Prego, ci sono altri interventi? Prego consigliere. Microfono. Io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto il consigliere Pesca, in effetti è anche un mio pensiero. Allora, nell'ambito delle costruzioni, solitamente, insomma, ecco, quando si realizza un'opera è necessario fare una contabilizzazione, nel senso che bisogna mettere a confronto i costi e i benefici. Allora, per quanto riguarda il cineteatro, ovviamente i benefici, anche qualora non ci dovessero essere, però sono benefici di carattere culturale che non hanno prezzo. Io sono perfettamente d'accordo con il consigliere Pesca, non hanno prezzi perché ovviamente è un istituto che veniva per quantomeno, insomma, a seguito di questa pandemia che c'è stata e c'è purtroppo, non viene più utilizzato, ma veniva periodicamente utilizzato dalla scuola, e quindi i ragazzi traevano ovviamente dei benefici di carattere culturale, ed erano questi degli aspetti molto importanti, perché a seguito di queste visioni di film, teatro e così via di seguito, poi si gestivano delle attività culturali nell'ambito scolastico, cose molto molto importanti. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, sulla proposta... Giusto per... Prego, consigliere Coppola. Sì, mi tocca pure parlare una volta ogni tanto. Prego, consigliere Coppola. Io penso che sia un'impostazione di gestione sbagliata, perché io ho fatto cine teatro, abbiamo fatto spettacoli di cabaret, musica e teatro, quindi li abbiamo fatti d'estate. È vero che d'estate c'è più gente, però la giusta gestione, io vi posso dire che non ho mai rimesso qualcosa di tasca. Quindi se noi andiamo incontro ad una giusta gestione,
il cineteatro non è passivo. Poi il sindaco ne fa una questione di costi e benefici. È vero, dico, spendo 100, perdo 50, però come immagine mi rientra 200. Questo discorso pure è giusto. Però una giusta gestione non ci si rimette, ve lo posso garantire. Io ho fatto questa attività per 15 anni, quindi bisogna avere le chiavi giuste, bisogna andare dove bisogna andare e ci devono mandare i soldi, come li mandano agli altri. È stata una cattiva gestione. Comunque a tutto c'è riparo. Andiamo avanti. Grazie consigliere Coppola. Velocemente Bottici. Giusto, no, perché... veloce. Allora, come dice Marciano Pierino e come dice Pesca, dice, e come dice il sindaco, quindi i conti non ce li dobbiamo fare più, perché può essere anche dato in affido senza avere alcuna risorsa, basta che dà l'immagine. Però quando è stato costruito, visto che grava sui cittadini, ma non perché io apprezzo l'opera, però è un castello, o cineteatri, a fornace, e guadagni non ce ne sono, è normale che poi ci troviamo le alghe giù al porto, le spiagge rovinate e le strade rattoppate. Basta guardare la strada di Trentova, dice ma è provinciale, ci stanno dei massi, cioè voglio dire, c'è l'opera lì, la diamo a chi la dobbiamo dare, i costi non badiamo. Mi sembra una gestione folle di questo comune, ecco perché la città perde pezzi, che poi si va a tagliare la sanità, si va a tagliare le scuole, si taglia gli strati, si taglia la manutenzione. Noi dobbiamo attenzionare bene chi deve pagare, chi deve fare, noi dobbiamo stare attenti, perché poi mancano le risorse per fare interventi molto molto importanti sulla città. Questo io parlo come lavoratrice, come parlo come fosse un mio. In grazie effetto. Consigliere. Vabbè. Grazie. Allora io metto ai voti la proposta di emendamento fatta. Sì, devono entrare chi deve entrare. Allora metto ai voti la proposta di emendamento fatta dal consigliere Abate. Chi è favorevole alla proposta del consigliere Abate? Pesca, Abate, Botticchio favorevoli. Chi è contrario alla proposta del consigliere Abate? Coppola? Contrario. Bufano? Contrario. Chi si astiene? Nessuno. Il Consiglio boccia la proposta dell'emendamento che aveva fatto il consigliere Abate. Sulla proposta posta all'ordine del giorno, chi è favorevole? Coppola? Favorevole. Bufano? Favorevole. Arriva in ritardo. Sì, l'ha detto, ok. Allora, chi è contrario? Abate Botticchio, chi si astiene? Pesca. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Coppola. Favorevole. Bufano. Sì. Chi è contrario? Abate Botticchio, chi si astiene? Pesca, il consiglio approva. Decimo punto all'ordine del giorno, imposta municipale propria IMO, anno 2021, assessore Modali Passi. Allora con questo argomento iniziamo, questo consiglio inizia ad esaminare quelli che sono gli atti propedeutici alla predisposizione del bilancio di previsione 2021. E con questo argomento si è chiamati ad approvare le aliquote IMU appunto da applicare per l'annualità 2021. Questo consiglio ricorderà che dal 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la cosiddetta nuova IMU, che ha avuto come novità essenziale quella del cosiddetto accorpamento tra l'IMU e la TASI.
e questa nuova IMU è stata poi regolamentata con un apposito regolamento che è stato approvato da questo Consiglio Comunale con la delibera numero 43 del 14 luglio 2020. Quello che si propone a questo Consiglio è di confermare per l'annualità 2021 le medesime aliquote che sono state applicate per l'anno 2020 e che qui ripeto, quelle che sono più essenziali, ripeto, l'abitazione principale rimane esentata per normativa e che ci sta un'aliquota base dell'1,06 per mille e ci sono delle aliquote agevolate favorevoli in caso di immobili locati, in caso di immobili concessi in uso gratuito a familiari e di immobili di categoria destinati all'attività ex alberghiere. E un'altra agevolazione particolare è quella dedicata ai immobili concessi in locazione a canone concordato, i quali, oltre a subire una tassazione agevolata dello 0,91 per mille, hanno un ulteriore sconto del 25%. Non ho altro da aggiungere, si chiede l'approvazione della proposta. Ci sono aspettate, interventi in merito? Sono tutti, salvo quelli che sono andati via. Chi ci sta fuori, dottor Capozzolo? Va bene. Salvo Verrone e Russo, sono tutti presenti. Ok. Ok, Mario è fuori, va bene così. Allora, chi è favorevole alla proposta? Coppola. Favorevole. Bufano. Favorevole. Ok. Chi è contrario, sindaco? Scusami. Abate Botticchio. Astenuti, nessuno. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Coppola. Favorevole. Bufano. Favorevole. Chi è contrario? Abate Botticchio, il Consiglio approva. Undicesimo punto all'ordine del giorno, liquida dell'addizionale comunale IRPEF, anno 2021, provvedimenti. Assessore Mudalivazzi. Anche questo è un argomento, è un atto propedeutico alla predisposizione del bilancio di previsione 2021. In questo caso viene proposto al Consiglio Comunale una piccola modifica a quello che è il regolamento sull'addizionale IRPEF, comunale IRPEF per l'annualità 2021. Ricorderete che questo Consiglio ricorderà che ad Agropoli e vigore non verrà fatta una modifica delle aliquote che rimane nella misura dello 0,8%, ma verrà ritoccato un pochettino quella che è la cosiddetta fascia di esenzione. Attualmente è prevista una fascia di esenzione fino a 9.000 euro di reddito imponibile e viene ridotta questa fascia di esenzione, viene proposto a questo Consiglio di ridurre questa fascia di esenzione ad euro 7.500. In questo modo ci uniformiamo a quelli che sono anche le aliquote applicate, da quello che ho avuto modo di verificare, nei comuni limitrofi precedenti anche di maggiore dimensione del nostro. Quindi, ripeto, per l'annualità 2021 è prevista la conferma dell'aliquota dello 0,8%, è previsto un piccolo ritocco alla fascia di esenzione che viene ridotta dall'importo di euro 9.000 all'importo di euro 7.500. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Presidente, posso? Prego, consigliere Abate. Allora, l'assessore dice che è confermato 0,8 punti percentuali l'addizionale IRPEF ed è ridotta l'esenzione. Io invece chiedo il contrario, invece chiedo di aumentare l'esenzione e quindi proporrò un emendamento per una questione semplicissima. Nel 2009 noi abbiamo portato praticamente l'esenzione a 12.000 perché era più bassa. Assessore allora Coppola. Nel 2018 è rimasta, primo anno quindi di amministrazione,
determinate categorie venisse aumentata l'esenzione, l'assessore rispose non è possibile per legge. Io invece contrapposi praticamente la mia ricerca dicendo io ho fatto ricerche in altri comuni, è stato possibile, ma l'assessore con la maggioranza, consigliere, confermo la mia tesi, non è possibile anche io confermo la mia, assessore, ma per l'amor di Dio, ma tanto avete la maggioranza, non c'è problema, quindi l'avevate approvato. No, non mi dipiace fra quando si vengono vengono dette delle notizie non vere, perché mi porti la norma che dica che possa essere applicata un'aliquota addizionale comunale IRPEF diversificata per categoria di contribuenti. Certo, quella gliela porterò perché fu fatta a Pisa, se non sbaglio, a qualche altra città, non ricordo bene. Quindi io, oltre a non accettare che l'esenzione venga ridotta a 7.500, propongo l'emendamento che l'esenzione, quindi, dove dice di sostituire l'articolo 5 del regolamento, di sostituire la cifra 7.500 con la cifra 12.000, che è la cifra iniziale da quando siamo partiti nel 2008 e da quando è partito il sindaco Coppola nel 2019. E non mi servirà nessuna accusa, praticamente, logica o illogica che sia, di dire chiaro, tu come minoranza vuoi soltanto creare disparità fra di noi. No, io voglio che effettivamente in un momento di pandemia del genere, non so come dovete fare, non lo so, sono problemi vostri, io avrei fatto diversamente se fossi stato io a gestire, molto probabilmente quelli della minoranza avrebbero fatto altrettanto diversamente da me e gli altri invece avrebbero fatto come avete fatto voi. Io voglio praticamente che i cittadini siano gravati almeno da questo beneficio, cioè che l'esenzione sia riportata a 12.000 euro. Grazie. Grazie a lei. Voglio giustamente precisare una cosa. Per legge, per quanto riguarda la categoria dei lavoratori dipendenti e pensionati, c'è per legge un'esenzione dell'IRPEF di circa 8.200 euro. Quindi in questo caso la tassazione si limiterebbe dalla vecchia fascia di esenzione di 9.000 euro a 800 euro, che con un'aliquota di e dello 0,8% corrisponderebbero a 5-6 euro all'anno. E poi c'è da dire che nel caso di famiglie a carico, di oneri deducibili, nel caso anche con redditi molto più elevati, quando si abbatte l'IRPEF di conseguenza non c'è nessuna imposizione all'addizionale comunale. È stata fatta un'attenta analisi, è stato analizzato attentamente, questa riduzione comporterebbe, secondo previsioni, a un beneficio di entrata al comune di circa 70.000 euro. Questa entrata altrimenti sarebbe dovuta realizzare con l'introduzione di nuove imposizioni. Quindi a fronte ad esempio di un aumento di un punto percentuale dell'aliquota IMU, che avrebbe gravato molto più notevolmente sulle tasche dei cittadini, abbiamo preferito chiedere questo piccolo sacrificio, che è dell'ordine di 6-7 euro mediamente, affinché, e che graverà non su tutte le famiglie, perché ripeto, graverà esclusivamente sui redditi di nucleo familiare e principalmente su quelli che non sono nemmeno redditi di lavoro dipendente, ma che casomai sono redditi di capitale derivando da redditi di locazioni, eccetera, e che casomai non sono soggetti a cedolare secca, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è stata attentamente valutata e si chiede effettivamente un piccolo sacrificio per far sì che possano essere poi garantiti quelli che sono i servizi che questo ente dovrà poi eseguire. Prego, sono perfettamente in disaccordo con l'assessore e confermo la mia richiesta, perché ritengo che se ne possa fare a meno praticamente di questi 70.000 euro e si ricercavano e si ricercheranno in altri equilibri che questa amministrazione avrebbe dovuto già saper prevedere. Continuo nella mia lettura e interpretazione della previsione di uno o dell'altro. Grazie consigliere, prego consigliere Vesco. Caro assessore, io da quando sono entrato in questo consiglio comunale sto soltanto sentendo sempre di aumenti. Io credo una cosa, credo. Voi non vi siete resi conto, e noi ci siamo resi, forse nemmeno io mi sono reso conto, e l'ho detto anche all'approvazione del bilancio, che Agropoli è in ginocchio, che Agropoli non c'è un'attività produttiva ormai, che il Covid ha accentuato quello che c'era un disagio economico e sociale di questa città. Noi abbiamo l'obbligo di questo Consiglio Comunale, abbiamo l'obbligo e il dovere di aiutare le famiglie,
mi sono fermato perché, caro assessore, abbiamo l'obbligo e il dovere morale di aiutare le famiglie, non distruggerlo. E la cosa più grave, la cosa più grave di questa delibera, al di là del fatto economico e di qual è il costo economico, è che noi andiamo a incidere sui redditi, sui piccoli redditi, perché andare a incidere sul reddito di 7.800 euro significa andarcela a prendere con quelle persone che non sanno come sbarcare il lunario. Per noi potrebbe essere una piccola somma, ma per chi deve pagare è una grande somma. Quindi io ritengo che noi dobbiamo dare un segnale forte a questa città, dobbiamo fare dei sacrifici in più, però dobbiamo dire che ai cittadini che il Covid, che ha accentuato quello che già è un disagio economico e sociale, questo comune lo riconosce e quest'ente lo riconosce, e non lo fa certamente, se addirittura va a tassare in più, ogni volta dice una piccola tassazione. No, non è una piccola tassazione, è un segnale. È un segnale che viene dato da questo comune avverso queste famiglie. E allora il segnale forte qual era in questo momento? Era quello che diceva il consigliere Abbate, aumentare la soglia, non abbassarla ulteriormente. Questo dobbiamo fare. Le somme, i fondi, tutto si può trovare anche in altro modo, caro assessore. Voi avete fatto il bilancio. Nel bilancio dovevate già prevederlo, ma noi il bilancio l'abbiamo approvato poco tempo fa. Oggi si viene a richiedere nuovamente di modificare quello che è l'IMU. Non è questo che si deve fare, non è questo che fa bene ai cittadini. Noi dobbiamo essere vicini ai cittadini, non dobbiamo tartassarli ulteriormente. E ripeto, al di là della somma, è il segnale fondamentale che una città e questo consiglio deve dare alla gente di essere vicino a queste famiglie. Quindi io faccio mio l'emendamento che ha proposto il consigliere Abbate dell'aumento di questa aliquota, e sono totalmente contrario a quello che è la proposta di oggi. Grazie consigliere Pesca, prego. Allora, questa modifica all'addizionale IRPEF ovviamente nasce sempre dal solito problema. Allora, se la tiri di qua, scoperchi là. Quindi voi ovviamente la gestione è quella che è decadente, perché non si riesce a gestire. Abbiamo visto già da beni pubblici che è stato un fallimento, quindi ovviamente l'autovelox vi ha dato un po' di sostegno. Poi dobbiamo sempre vedere come l'avete sprecato quei soldi. Siete degli sprecuni, ma si evince dall'estate, proprio dalla manutenzione, perché quando tu non curi un ospedale come si deve, le spiagge come si deve, è normale, se tu non hai l'arredamento urbano è tutto decadente, perché tira. Voi non vi scordate, no? Che siete l'amministrazione di Parentopoli, Amicopoli, e allora quando uno sceglie un tipo di gestione del genere ovviamente va a gravare, poi dice tanto, mettiamo un autovelox, mettiamo una ZTL e ve ne uscite con queste scamotace. Ma chi vi ascolta da casa non è bello in tempo di pandemia. E di prima la dottoressa raccontava tutto quello che succede in un ospedale, i morti, tutto quello che noi subiamo. Ma siete presi sempre con i numeri a raschiare il barile, e raschiate il barile, perché poi ovviamente quelli 5 anni passano e bisogna rinnovare il mandato, e ovviamente poi non toccare alcuni equilibri, ma bensì toccarne altri. Questo è quello che ha fatto, i giochi di prestigio vicini ai numerini, a pagare la città, scarsi servizi, le spiagge, ma basta girare la città. Un po' di cittadella al mattino, ma il centro di Acropoli è finito, ma è finito proprio. Quello si fa, amici, parenti, questo, se ne va questo, arriva questo. Vi girate intorno, perché dovete essere in tanti, uniti e crescere. Ma la città è finita però, crescete voi, ma la città è finita. Grazie, ho finito. Chi è favorevole alla proposta di emendamento del consigliere Abbate? Pesca, Abbate. Chi è contrario? Contrario. Allora eri favorevole Botticchio, ti sei distratta. Ok, allora sulla votazione Botticchio contrario. Si assol... okay. Ok, chi si astiene? Nessuno. La proposta di emendamento viene bocciata.
sulla proposta posta all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Coppola. Favorevole. Bufano. Favorevole. Chi è contrario? Pesca, Abate, Botticchio. Astenuti nessuno per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Favorevole. Coppola. Bufano. Favorevole. Favorevole. Contrari. Contrari, Pesca, Abate, Botticchio. Il Consiglio approva. Dodicesimo punto all'ordine del giorno. Articolo 172,1, lettera B, decreto legislativo 267-2000, verifica quantità e qualità di aree fabbricati da destinarsi a residenza alle attività produttive e terziarie. Anno 2021, assessore Mutaripassi. Anche questo è un argomento propedeutico all'approvazione del bilancio di revisione e ahimè anche in quest'anno dobbiamo constatare che per l'annualità 2021 appunto non sono, diciamo, constatiamo che l'ente non è proprietario di nessun'area o fabbricato da destinarsi a residenza o ad attività produttive e terziarie e da poter cedere in proprietà o in diritto di superficie. Grazie assessore. Si chiede l'approvazione. Chi è favorevole? Favorevole. Coppola. Bufano. Tutti favorevoli. Favorevole. Contrari. Botticchio. Botticchio contrario. Astenuti. Pesca. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Coppola. Favorevole. Bufano. Favorevole. Chi è contrario? Botticchio. Astenuti. Pesca. Il Consiglio approva. Tredicesimo punto all'ordine del giorno. Risoluzione della convenzione tra i comuni di Agropoli, San Giovanni a Piro, Pollica. Esce il segretario e rimane il vice segretario Capozzolo. Convenzione tra i comuni di Agropoli, San Giovanni a Piro, Pollica e Laureana Cilento per il servizio associato di segreteria comunale. Approvazione convenzione tra i comuni di Agropoli, San Giovanni a Piro, Pollica, Laureana Cilento, Rutino per servizi associati di segreteria comunale. In sintesi si aggiunge alla convenzione Rutino. Ci sono il sindaco a lei. Sì, la giusto parola. Ne abbiamo già parlato in passato, purtroppo c'è ancora una forte carenza di personale amministrativo per gli enti locali, specialmente per i comuni piccoli, che non possono permettersi la gestione, nella propria gestione, la possibilità di avere un segretario comunale in organico, quindi hanno necessità di dividere un pochettino le cifre. Però questa logica di equilibri più volte è successo e noi abbiamo cercato di dare una mano, che è il nostro compito di comune più grande. Abbiamo ceduto, abbiamo dato la possibilità di cedere il nostro personale al fine di consentire agli altri comuni di poter operare in maniera compiuta. È un fatto temporaneo, il nostro segretario non farà mancare comunque ore alla gestione dell'ente, ma temporaneamente possiamo dare questa mano al comune di Rutino finché non riuscirà a trovare una soluzione, a trovare una soluzione più stabile. I comuni dell'Unione dei Comuni Alto Cilento stanno ragionando anche un po' insieme per arrivare a una determinazione di equilibrio rispetto alla gestione del personale. Finché questo non arriva, noi diamo questo supporto, questa disponibilità, che credo sia vada nell'ottica di un sostegno generale del nostro territorio. Per questo se ne chiede l'approvazione. Sono interventi, prego consigliere Pesca. Io credo che il Comune di Agropoli ha bisogno di un segretario comunale costante ed impegnato in questo comune. Non possiamo immaginare, capisco il sindaco, capisco gli altri comuni, ma non possiamo immaginare di essere dei buoni samaritani ogni volta per poter privarci di una figura fondamentale per il Comune di Agropoli. È una città questa che sostanzialmente in estate arriva a 80.000 presenze, abbiamo 25.000 abitanti costanti. Non possiamo immaginare di avere un segretario comunale che
che venga diviso in tutti questi comuni. Non è possibile. Il segretario comunale è una figura fondamentale che deve essere qua costantemente al servizio del comune di Agropoli. Già è diviso questo segretario, se non sbaglio, con San Giovanni a Piro come comune. Oggi noi dobbiamo questa figura del segretario dividerla con altri comuni, con la Laureana Cilento, addirittura Pollica e adesso anche consigliere Rutino. Già lo è con Pollica, si aggiunge Rutino, si aggiunge anche Rutino. Allora voglio dire, già di per sé dicevo che già è a mezzo servizio, quindi aggiungiamo un altro comune ancora. Allora io ritengo questo, ritengo che il comune debba fare uno sforzo affinché il segretario comunale venga addirittura ridotto nei comuni in cui fa parte. Non bisogna far sì che il segretario comunale possa essere trasportato anche in altri comuni. Io quindi sono contrario affinché venga fatta questo tipo di impostazione, ma naturalmente per la bontà del Consiglio Comunale, perché capisco anche le altre pubbliche amministrazioni, capisco tutto quello che è il fatto tecnico-amministrativo, mi asterrò alla delibera, non voterò contro. Però, ripeto, dobbiamo sforzarci affinché venga istituito un segretariato comunale solo per il comune di Agropoli, perché ve è bisogno e ve ne è la necessità. Grazie. Consigliere Vesca. Prego, consigliere Bottini. Io vedo i comuni, no? Cioè, tutti e cinque i comuni non fanno forse 10.000, 12.000 abitanti. Agropoli è 23.000 abitanti. Cioè, un segretario che si divide in altri comuni, ma su comuni piccoli. Cioè, noi vogliamo un segretario... un segretario di Rutino, non certo un segretario di Agropoli, 23.000 abitanti. Qua c'è un lavoro effettivamente gravoso. Sì, c'è il dottor Capozzoli che probabilmente lo sostituisce bene, però il segretario comunale, come dice Mario, è fondamentale. Può darsi pure che tante cose non vanno perché c'è una carenza. Il segretario comunque controlla i conti, ma stiamo scherzando. Io quante volte lo cerco, per l'amor di Dio, sempre gentile, sempre disponibile, non ho niente da dire contro il dottor Minardi, ci mancherebbe. Però non mi sta bene 5-6 comuni, poi comune di Rutino che è 1.000-1.500 abitanti. Cioè io mi devo dividere con un comune di 23.000 abitanti, con un comune di... Cioè mi sembra una cosa un po' anomala. Quindi io sono contrario, voglio un segretario presente qua, almeno 4 giorni a settimana. Quindi volevo precisare che proprio perché abbiamo trovato che secondo me un segretario come Minardi, che comunque è sempre rispettoso, è presente e bravo nelle risposte, oggi praticamente ci troviamo che questi comuni ce lo vogliono spartire. Quindi, quindi è giusto praticamente, sindaco, affinché noi insistiamo che rimanga soltanto ad Agropoli il segretario comunale. Grazie. Piacere che finalmente ragionate non soltanto in termini di aspetto economico, perché sono contento che il consigliere Botticchio non ha sollevato l'aspetto economico, perché questo significa anche un risparmio notevole da parte dell'ente. Credo che ci sia un risparmio per la gestione in un comune di oltre 20.000 euro che noi risparmiamo. Quindi il consigliere Bottini, il consigliere Pesco, nonostante il risparmio conferma di 20.000 euro, quindi i cittadini di Agropoli pagheranno 20.000 euro in meno, nonostante questo risparmio, voi confermate l'idea di voler tenere il segretario comunale a tempo pieno? Io ritengo che, allora, caro sindaco, la spesa, cioè il gioco vale la candela, dice, ma io spendo di più, però può darsi che il segretario più presente mi fa guadagnare in altri modi i controlli. E quindi il ragionamento che facevo io prima è corretto, diciamo che non si deve guardare soltanto i conti, perché lei fino a poco fa guardava il centesimo, oggi non lo guarda più il centesimo, quindi come vede o è complessivo il ragionamento o è una posizione presa. Ma lei cambia discorso, contro. Lei va fuori dal seminato, noi parliamo del lavoro di un segretario comunale a tutela dei conti della città. Ho fatto soltanto osservare che quando si fa un ragionamento che lei ritiene, si guarda il centesimo, altre volte non guarda ma San Giovanni a Pino, sì, ma San Giovanni a confermo che il segretario comunale non farà mancare il tempo che stava ad Agropoli lo conferma e sarà comunque ad Agropoli, quindi non farà mancare neanche un minuto rispetto a quello che faceva precedentemente. Però sindaco, con un vantaggio di risparmio, rimane lo stesso tempo presente in città, però risparmiamo 20.000 euro.
però mi ha associato ad un discorso che io non ho mai fatto. Io ritengo che quando l'ente comunale debba spendere delle somme, e le somme sono ben spese, come può essere, è fondamentale un segretario comunale che deve garantire la legalità di una città, perché il segretario comunale garantisce la legalità. Prima era più così, è un po' cambiata la figura del segretario per la legalità. È un po' cambiata la figura del segretario. No, è la garanzia della legalità, c'è sempre il segretario comunale, non è che è cambiata tanto, perché praticamente noi sappiamo perfettamente che il segretario comunale è colui che dà pareri, colui che praticamente riesce ad come avere gli altri, la come le altre figure apicali. Delle altre figure apicali. Come le altre figure apicali, però gestisce il personale. Quindi ritengo che quando le somme devono in un comune sono ben spese, da una parte pare che sia una spesa, ma dall'altra c'è un guadagno in termini veramente di altre eventuali negatività di un comune. Comunque noi a parità di tempo risparmieremo. Io ritengo che, io ho ritenuto già prima questa mia posizione. Grazie, grazie. Prego, consigliere. Fermo restando anche naturalmente la stima per Capozzo, che come vice segretario è indiscussa. Prego, consigliere. Già dalla prima convenzione, che risale a molti anni fa, non ricordo quando, Presidente, ma lei la troverà sicuramente negli atti, io ebbi modo di esprimere contrarietà a questa figura unica del segretario per vari comuni, contrarietà che continuo ad esprimere oggi totalmente, anzi addirittura perché è ancora più forte, soprattutto per l'ultima lettura che ha fatto il Sindaco, che è quella di dire praticamente non guardate l'aspetto economico. Non ho mai guardato l'aspetto economico dal primo giorno in cui abbiamo fatto la prima convenzione, quindi oggi per continuità io esprimerò voto contrario, ma non perché entri il comune di Rutino, assolutamente, perché contro il comune di Rutino non tengo nulla, ci mancherebbe altro, ma solo perché già dalla prima volta io ho detto che dovevamo avere in questa città un segretario unico solo per noi, qualunque costo, perché poi sui costi sapevamo noi come poter fare per poter ritrovare quelle economie che ci serviva. Grazie, quindi voto contrario per questo motivo, non per Rutino ma per la figura multipla che assume. Grazie, segretario. Consigliere, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Consigliere Coppola. Favorevole. Consigliere Bufano. Favorevole. Chi è contrario? Abate Botticchio. Chi si astiene? Pesca. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Coppola. Favorevole. Bufano. Chi è contrario? Abate Botticchio. Chi si astiene? Pesca. Il consiglio approva. 14° punto all'ordine del giorno: sostituzione membro commissione consigliare permanente. I membri che vanno sostituiti sono il dimissionario consigliere Abate, che ci ha fatto pervenire una nota in cui si dimette da tutte le commissioni in cui lui era presente. Chiedo alla maggioranza di esprimere un consigliere, se avete già il nome, se avete bisogno di tempo per decidere chi va a sostituire in quota del consigliere Abate. Posso fare un intervento prima io? Ah certo, no, stavo dando questa indicazione giusto per... Sicuramente, sicuramente. Io in data 11 gennaio 2021 ho comunicato quanto segue. Nella mia qualità di consigliere comunale comunico le mie dimissioni con effetto immediato da componente delle commissioni consigliari permanenti. Come ben vedete, un tipo che generalmente viene accusato come me di essere prolisso, in questa volta invece ha racchiuso in un rigo: comunico le mie dimissioni. Che cosa ho voluto significare con questo? Che non voglio più nulla a che fare con quello che potrebbe essere un confronto con la maggioranza, perché ho vissuto molti anni senza avere la possibilità di potermi confrontare con la maggioranza, soprattutto nelle pochissime sparute commissioni che si sono tenute, perché nonostante io l'abbia detto più volte, le commissioni qui si tengono praticamente a delibitum del Presidente della Commissione, cioè quando gli piace, come volete, ne volete una per darvi la conferma di quello che vi dico? Bene. Allora, io ho ricevuto ieri, il 20 di febbraio, 3 giorni fa, alle 10:30 di mattina, 3 giorni fa, ho ricevuto una convocazione per il giorno 22, cioè ieri, alle ore 12,
quindi tre giorni prima, non i famosi cinque giorni prima o sette giorni per fare una commissione prima, ho ricevuto l'invito a trattare il regolamento che poi approverete al punto successivo. Quindi ho ricevuto dal Presidente della Commissione, Di Filippo, se non sbaglio, è vero Presidente, è Di Filippo, no? Ho ricevuto praticamente questo invito a prendere ieri per approvare oggi un regolamento. Queste sono le motivazioni che mi hanno spinto a dare e confermo irrevocabili dimissioni da tutte le commissioni consigliari di questa città. Grazie, penso di non aggiungere altro se non sarò provocato. Grazie consigliere Abate. Allora, se i componenti della minoranza... Quindi di conseguenza mi asterrò comunque dal voto praticamente di tutti, sia della maggioranza che della minoranza. Grazie consigliere. Allora, avete la proposta di delibera, perché così mi potete aiutare se riusciamo. Regolamenti, statuti e trasparenza è una commissione, bilancio, tributo, patrimonio, contenzioso è un'altra, commercio, insediamenti produttivi, turismo, sport e spettacolo. I due consiglieri ve le volete suddividere? Noi... Ok. Allora, come partiamo? Forse l'avvocato Pesca vuole stare nei regolamenti, anche da un supporto legale. Allora, sono due, quattro commissioni. Allora, e mentre il bilancio, chi lo prende? Sempre Pesca? Pesca va in commissione bilancio. E mentre Botticchio diamo commercio e turismo, le due commissioni, ok? Allora, votiamo per le commissioni... E ci deve andare Pesca. Sì. Ok. Allora, sì, dobbiamo purtroppo andare a fare anche questa valutazione. Che non stavo. Sì. Allora, Pesca devi entrare in commercio e fai il regolamento o bilancio? No, allora solo quella non entrano in tutto, perché già ci stava. Dobbiamo decidere, sì, entrano in tutto, però dobbiamo decidere sul commercio entra solo Pesca. Allora andiamo. Presidente, io sono presente in tutte le commissioni, secondo me deve entrare solo Pesca. Bravo, così è. Ci sono due alla minoranza. Che io già ero presente. Sì, allora è tutto, sì, è presente su tutte. Eh sì, perché Abate che... vuole così l'anno scorso. Ok, allora votiamo con forma palese. Il consigliere Pesca sostituisce in tutte le commissioni regolamento, bilancio, commercio e turismo, le quattro commissioni, il consigliere Abate. Ok? Chi è favorevole? Unanime. Coppola? Favorevole. Bufano? Favorevole. Favorevole. Chi si astiene? Pesca e Abate? Contrari? Nessuno? Passiamo invece, poi facciamo l'immediata eseguibilità della delibera. Voglio chiedere, Porto e De Manio ci stava Abate? Forse sì, perché io faccio confusione, perché ci stava prima Cacca. Mettiamo Pesca e chiudiamo tutto. Allora, ok, entra la Pesca in tutto. Ok, bene. Allora, su Porto e De Manio entrano Bufano e Pesca, giusto? Con politiche giovanili, associazione e protezione civile, che è l'unica commissione. Sono le due, sì. Ok, allora Bufano sostituisce la Buonora e Pesca Abate. Chi è favorevole? Favorevole. Sì, su Bufano, Bufano si sente. Rifacciamo un'altra votazione su sì, perché sì. Su Porto e De Manio, Bufano e Pesca. Chi si astiene? Abate, Pesca. Votiamo l'intero corpo della delibera. Chi è favorevole? Coppola. Favorevole. Bufano è scomparso proprio. Bufano.
Bufano. Favorevole. Chi si astiene? Pesca, Abate, contrari, nessuno. Il consiglio approva per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Coppola. Favorevole. Bufano. Favorevole. Favorevole. Astenuti. Pesca e Abate, il consiglio approva. Quindicesimo punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Abbandona l'aula il consigliere Abate. Pesca. Buonasera. Botticchio. Relazione all'assessore Modari Passi. Ciao. Grazie Presidente. Andiamo. Aspetta un minuto. Quanti siamo? Tre. Ok. Sì, ok, ci siamo. Sì, ci siamo. Ok, prego Assessore Modari Passi, velocemente, chiudiamo. Allora, l'argomento in questione cercherò di raggrupparlo, di sintetizzarlo. Sì. In effetti la normativa, la legge 160 del 2019, ha abrogato con decorrenza 1 gennaio 2021 quelle che sono le tasse, la tassa per l'occupazione di spazi aeree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi aeree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Questi tributi, queste tasse sono state sostituite dal cosiddetto canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che ha effetto dal 1 gennaio 2021. I commi 816 dell'articolo 1 della legge 160 del 2019 ha introdotto, ha disposto che i comuni devono regolamentare con proprio regolamento questo canone, l'introduzione di questo canone, e al comma 837 dello stesso articolo 1 della legge 160 2019 ha stabilito che sempre a decorso dal 1 gennaio 2021 i comuni con proprio regolamento adottano il canone di concessione per l'occupazione delle aree destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sì, dalla lettura letterale della norma sembrerebbe che fosse necessario approvare due regolamenti distinti, ma sulla base di quanto suggerito dall'IFEL, noi ci siamo adoperati affinché venisse istituito un unico canone, anche se distinto in due punti. E questa, vi ripeto, questo qui in questo modo, con la proposta, noi salvaguardiamo quelle che sono state le entrate che sono pervenute a quest'ente nel questo periodo in cui non era applicabile, non era in vigore questo regolamento, e gli uffici provvederanno ad eventuale conguaglio qualora la tariffa che poi verrà stabilita da una delibera di giunta fosse differente da quelle che erano state le previgenti tariffe. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi, passiamo alla votazione, prego consiglieri. Chi è favorevole alla proposta? Prego consigliere Coppola. Favorevole. Bufano. Tutti favorevoli. Favorevole. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Coppola. Favorevole. Bufano. Bufano. Favorevole. Si concludono gli argomenti, il consiglio approva, buona serata.